Buon pomeriggio e buona domenica, una domenica in generale piovosa e dunque sarà pure maltempo, ma è una giornata anche di sollievo per la nostra terra d'Abruzzo, colpita tanto dagli incendi nelle ultime settimane, peraltro l'ultimo ieri sera interessato, la Pineta d'Annunziana. Siamo comunque solidali assolutamente con quanto sta accadendo in Toscana, in particolare a Livorno, le vittime, la distruzione che ha portato il maltempo, che hanno portato le forti piogge. Noi, lo sapete, parliamo di calcio. Il calcio comunque può avere l'impatto del maltempo, potrebbe averlo, però insomma, per quanto riguarda le partite che noi seguiremo, vi diciamo che si gioca sui campi di Serie D, sui campi che sono con noi collegati. Per quanto riguarda la Serie A, detto che l'Inter nel lunch match delle 12:30 ha battuto la Spal per 2-0 con le reti di Icardi e Perisic. In Serie A c'è un posticipo di orario, quello relativo alla gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan, che non si giocherà tra poco alle 15, bensì alle ore 16. Ieri invece è stata rinviata Sampdoria-Roma. Insomma, è questo l'effetto delle piogge, ma insomma ci sono effetti ben più gravi, come abbiamo visto in Toscana in queste ultime ore. Però veniamo al calcio giocato, visto che sono quasi le ore 15 e iniziamo il nostro giro dai campi, se la regia è d'accordo, dopodiché andremo con le schermate. Vi ricordo anche che si è giocato un anticipo nel girone F di Serie D. Ieri la vittoria straripante del Francavilla a Sulmona contro la matricola nerostellati 7-0. Nel corso di questa trasmissione vi proporremo anche le immagini salienti, il servizio e le interviste di questa partita. Iniziamo dunque con Paolo Lorenzetti in collegamento dallo stadio Aragona di Vasto per quello che è l'incontro più importante in chiave abruzzese, un confronto tra due squadre della nostra regione. E che confronto, Vastese e Avezzano. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio dallo stadio Aragona di Vasto, squadre già schierate sul terreno di gioco qui all'Aragona, dove c'è un discreto pubblico valutabile intorno alle 1000 unità, squadre come detto già in campo che stanno con la tenuta bianco-verde, la Vastese che risponde con una maglia blu e strisce rosse per quanto riguarda la casacca indossata dalla formazione allenata da mister Colavito. Subito andiamo a vedere i due undici partendo dalla squadra di casa, Vastese che si schiera con Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo, meglio Bagaglini, Sivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore e Vistaia, panchina con Coppola, Viscardi, Iarocci, Casciani, Lucciarini, Napolitano, Cristaldi, Colitto e Alberico. L'allenatore, come detto, è Gianluca Colavito. L'Avezzano, guidato da Federico Giampaolo, risponde con questi undici: Fanti, Menna, Scutti, Cerone, Verruschi, Sbardella, Teramo, D'Ambrosio, Guerra, Branicchi e Bianciardi, panchina con Lombardi, Di Rocco, Tariuk, gara iniziata intanto in questo istante, Lombardo, Betana, Pellecchia, Cesai, Calderaro e Dos Santos. Dirige l'incontro il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, gli assistenti sono Simone Petracca di Lecce e Alessandro Parisi di Bari. Si gioca da 40 secondi 0-0 ovviamente tra Vastese e Avezzano, un derby importante anche molto sentito dalle due tifoserie. A proposito di tifosi, ne sono arrivati per il momento pochi da Avezzano, probabilmente altri dovrebbero arrivare a breve per occupare la curva nord alla nostra sinistra. Dicevamo gara iniziata ora da un minuto, dunque 0-0 ovviamente tra Vastese ed Avezzano, terreno di gioco leggermente allentato in alcune zone, non nelle migliori condizioni, soprattutto nella parte di campo, della tre quarti di campo della formazione marsicana. Un minuto e 10 secondi, 0-0 all'Aragona tra Vastese ed Avezzano. A te la linea, Andrea. Grazie dunque al nostro Paolo Renzetti. Ci trasferiamo allo stadio Mariani Pavone di Pineto, il debutto in campionato casalingo per la squadra di Amaulo contro il Titano, contro il San Marino. Buon pomeriggio a Roberta Di Sante.
Buon pomeriggio Andrea, le squadre sono appena scese in campo, stanno disponendosi nei moduli, nelle rispettive metà campo sotto una leggera pioggerellina qui al Mariani Pavone di Pineto per questa prima casalinga dei ragazzi di Amaolo. Dopo la sconfitta in apertura contro il Matelica, oggi la squadra di casa deve provare in qualche modo a recuperare, a riscattare appunto questo avvio negativo, ma di fronte a un'altra squadra importante che lotta per il vertice come il San Marino. E allora andiamo subito a darvi il computo delle formazioni tra le due squadre in campo. 4-3-3 per mister Orecchia per il San Marino, con Fall tra i pali. Unico cambiamento rispetto alla formazione che domenica scorsa ha pareggiato 1-1 contro la Vastese in casa è Cevoli al posto di Candolfi, che parte invece dalla panchina. Cevoli, Ceccarelli, Di Maio e Ciurlanti in i quattro difensori, Conti, Pestrin e Enrico a centrocampo, il tridente con Bugaro, Zuppardo e Nappello. Risponde invece il Pineto con un 4-2-3-1. Intanto siamo partiti agli ordini del direttore Rainone di Nola, che dirige questa partita. Dicevo 4-2-3-1 per il Pineto con Giachetta tra i pali, Orlando l'esordio di Pepe in difesa, Pomante e Fiumara, poi Zane e Mariani i due in mediana, Pezzotti, Napolano e Bisegna alle spalle dell'esordiente dal primo minuto, Tinè, visti i problemi tra i giovanissimi per Amaolo con Cercelluti out, Battista e Della Quercia che non è al top e quindi parte anche lui dalla panchina. Siamo ovviamente al primo minuto, il parziale è di 0-0, il San Marino attacca in questo momento, io però vi restituisco la linea. Bene, bene, grazie Roberta. E allora andiamo ora a Morro d'Oro, campo neutro per la gara tra San Nicolò e Matelica. Un buon pomeriggio a Stefano Recanati. Stefano. Buon pomeriggio a voi amici di TV6, la partita qui è iniziata da 4 minuti e 15 secondi, andiamo subito con le formazioni. San Nicolò in maglia azzurra, schiera di Berardino, Balzano, Mozzoni, De Santis, Balcev, Petronio, Chiacchiarelli, Sassarini, Moretti, Di Benedetto, Marra. In panchina porta Dostiglio, Ndiaye, Fabbrini, Terzini, Mastetti, Cala, Maisto, Palladini e Tedesco, allenatore Luca Campanile. Il Matelica in maglia rossa, De Malia, Trentan, De Gregorio, Meneghello, Losicco, Vilardi, Angelilli, Malagò, Magrassi, Gabbianelli, Mancini, Krezovic, Messina, Da Pollonia, Gervini, Callegaro, Arapi, Oliveira, Bertolini, Gioè, allenatore Luca Tiozzo. L'arbitro è Centi Matteo di Viterbo, gli assistenti sono De Falco Alfredo di Nola e Mazzuoccolo Crescenzo di Nola. Un campo veramente allentato per via della pioggia che si abbatte da più di un paio d'ore qui sopra al campo di Morro d'Oro. Il pallone è praticamente incontrollabile, si gioca in un batti e ribatti, per adesso nessuna azione degna di nota. Ecco l'undici del Matelica che non controlla bene la palla e quindi sfuma l'occasione per il Matelica. Se volete vi posso restituire la linea perché okay. Per adesso si gioca solo a ping pong. Perfetto, perfetto, grazie a Stefano Recanati. Dunque tutte sullo 0-0, in Serie A si è sbloccato il primo risultato al Bentegodi, di Fiorentina in vantaggio sull'Hellas Verona con un gol di Giovanni Simeone. Ma andiamo con la schermata della Serie B, poi vedremo quelle di C e di D. Chiaramente la Serie B vedrà completato il suo terzo turno con il posticipo di più tardi alle 17.30 tra Parma e Brescia e quello di domani sera tra Cittadella e Perugia. Le gare già giocate: Pescara Frosinone 3-3 venerdì sera, poi ieri Ascoli Novara 1-2, Avellino Foggia 5-1, Bari Venezia 0-2, Carpi Salernitana 1-0, Palermo Empoli 3-3, Provercelli Cremonese 1-4, Spezia Virtus Entella 2-1, Ternana Cesena 1-0. Vediamo la Serie C, in questo caso le partite, la maggior parte di esse avranno inizio, anzi
anzi una ha avuto inizio, è Mestre Gubbio 0-0, poi Sant'Arcangelo Bassano alle 16.30, alle 18.30 Fano Pordenone, San Benettese Feralpisalo, Suttirol Fermana e Vicenza Teramo. Seguiremo chiaramente gli sviluppi della gara del Menti nel corso dell'Abruzzo del Pallone, perché saremo in contemporanea con la ripresa e quindi vi daremo poi il finale nel corso della trasmissione condotta da Jacopo Forcella. Alle 20.30 si giocheranno Ravenna Triestina e Renate Albino Leffe, e poi il posticipo è quello di domani sera 20.45, un derby della Via Emilia tra Reggiana e Modena. Riposa il Padova. Ora la Serie D, possiamo andare a vedere, intanto c'è il gol, penso, della Vastesa. Allora approntiamo il collegamento con Paolo Renzetti. C'è Paolo, Paolo. Sì, eccoci Andrea, da 30 secondi Vastese in vantaggio, siamo al sesto minuto, c'è stato un pallone perso sulla metà campo dalla formazione ospite, si è impossessato della sfera Leonetti per la formazione di casa, si è portato al limite dell'area di rigore, poi è entrato dentro, ha tirato il miracolo del portiere Fanti, la ribattuta, pallone per Fiore che dai 20 metri ha messo il pallone all'incrocio dei pali, davvero un gran gol per l'ex giocatore del Chieti, dunque Vastese in vantaggio quando siamo giunti ora al settimo minuto di gioco. È stata questa la prima occasione di questa partita e subito la squadra di casa allenata da Gianluca Colavizzo è riuscita a trovare il vantaggio, ancora la Vastese in possesso di palla. Ok Paolo, rientriamo proprio con te tra pochissimo, stavo vedendo proprio la schermata della Serie D, allora andiamo a vederla di nuovo e poi torniamo da Paolo Renzetti. Le partite di questa giornata, un risultato è finale, Nerostellati Francavilla 0-7, oggi si giocano Fabriano Cerreto Olimpia Agnonese, Jesina Recanatese, Monticelli Campobasso, Pineto San Marino, San Nicolò Matelica, San Giustese Castelfidardo, Vastese Avezzano. Abbiamo sentito proprio Paolo Renzetti che ci ha comunicato il gol della Vastese di Nicola Fiore, e poi alle 16 Vis Pesaro L'Aquila, questo perché c'è stato questo posticipo di orario, perché è finito da poco il Gran Premio di MotoGP a Misano Adriatico con la vittoria di Marquez, il terzo posto di Dovizioso, e per questo motivo si è deciso appunto di questo posticipo di orario. Peraltro proprio in questi minuti saranno tenuti a battesimo gli spalti, i nuovi spalti dello stadio Benelli, e poi alle 16 il fischio d'inizio della partita Vis Pesaro L'Aquila. Quindi poi più tardi, quando apriremo la seconda parte di Diretta Stadio, per seguire i secondi tempi ci collegheremo anche con il Benelli per le formazioni e per seguire i primi istanti di Vis Pesaro L'Aquila. Torniamo però da Paolo Renzetti per un paio di minuti per Vastese Avezzano, derby subito scoppiettante. Sì, grazie Andrea, sono ora 9 minuti di gioco allo stadio Aragona di Vasto, ribadisco il parziale cambiato da 2 minuti con la formazione di casa in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol di Nicola Fiore, ma c'è stato un errore evidente della retroguardia marchigiana, come detto ne ha approfittato Leonetti che come un falco si è avventato sul pallone, poi si è portato dalle parti di Fanti il tiro a botta sicura del giocatore della formazione di casa, il miracolo dell'estremo avezzanese, bisogna dirlo, un vero e proprio miracolo, pallone però terminato sui piedi di Nicola Fiore, giocatore dotato davvero di gran classe, di piedi vellutati, la sua conclusione che è finita all'incrocio dei pali non ha lasciato scampo all'estremo marsicano, non c'è stata fino a questo momento la reazione dell'Avezzano, tra l'altro colpito evidentemente, anzi sicuramente a freddo dalla rete dei padroni di casa. Ora però c'è un calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina operato dalla formazione marsicana, sul pallone c'è Cerone, maglia numero 4 per lui, i fischi del pubblico di casa, assembramento di uomini in area di rigore della Vastese, il colpo di testa del numero 11 Bianciardi, sfera che termina di poco sopra la traversa, tutto questo al decimo minuto, dunque questa l'occasione per la formazione allenata da Federico Giampaolo, 10 primi, 20 secondi a Vasto, Vastese 1, Avezzano 0, linea a te Andrea. Paolo, una curiosità, ci sono stati dei cori, dei fischi nei confronti di Menna, il giocatore che era stato preso dalla Vastese, ma che in piena preparazione ha lasciato la Vastese per tornare
all'Avezzano dove aveva giocato nelle ultime stagioni. Insomma, un trasferimento che ha lasciato degli strascichi in questi giorni, no? Sì, sì, c'è stato evidentemente qualche fischio da parte della tifoseria di casa. È chiaro che oggi Men è un giocatore dell'Avezzano, quello che è successo qualche mese fa, evidentemente qualche strascico, qualche polemica inevitabilmente l'ha creata. Intanto Andrea, seguiamo perché c'è ancora un calcio d'angolo per l'Avezzano, la battuta, pallone in area di rigore, l'uscita del portiere della formazione di casa Camerlengo, che in due tempi rimette il pallone in gioco, scatta subito il contropiede della formazione di casa, il servizio per Bittaie, un altro ex di questa partita, il pallone per Leonetti, ancora Leonetti quasi al limite, la sfera che non riesce a entrare in area di rigore per il passaggio di ritorno di Fiore. Ora il fischio del direttore di gara, il signor Arena di Torre del Greco, che comanda un calcio di punizione in favore dell'Avezzano, e forse Andrea sentirà in sottofondo i fischi del pubblico di casa all'indirizzo di Menna, ma anche per un altro motivo, perché in questo momento stanno entrando, come ti dicevo, erano attesi diversi tifosi dell'Avezzano, gli ultra della formazione marsicana, che stanno entrando in questo momento in curva sud, e ne sono almeno una cinquantina per il momento. Grande spiegamento di forze dell'ordine anche all'uscita del casello di Vasto Nord, proprio per l'arrivo degli ultramarticani, che proprio in questo istante stanno entrando in curva sud, accolti dai fischi dei tifosi di casa. 13° all'Aragona, Battese 1, Avezzano 0, a te la linea. Grazie Paolo. Si infiamma dunque il derby dell'Aragona. Intanto in Serie A il raddoppio della Fiorentina a Verona con Terò su calcio di rigore, Terò che fino a poco fa era punto di forza del Chievo, l'altra squadra veronese. Roberta Di Sante, 3 minuti, Pineto San Marino. Sì, 10° al Mariani Pavone, sempre 0-0 il parziale tra Pineto e San Marino, una partita finora, fin qui in questi primi 10 minuti, combattuta e piuttosto equilibrata, l'unico tiro nello specchio della porta al sesto da parte di Zuppardo, la conclusione però centrale è stata parata da Giachetta a farla da protagonista. Intanto però c'è il San Marino che attacca pericolosamente in avanti e c'è il vantaggio del San Marino con l'appello, ben messo il cross da Bugraro che piazza dalla destra un filtrante perfetto dalla parte opposta, la sfera rimane un po' lì impantanata causa pioggia. Vi stavo infatti proprio dicendo che il protagonista in questi primi minuti è proprio la pioggia, che si è intensificata sul Mariani Pavone, la palla è rimasta un po' lì dalla parte opposta, ha dato il tempo a Nappello di arrivare e di spiazzare Giachetta, dunque 1-0 in favore del San Marino quando siamo giunti all'undicesimo minuto, con il Pineto che deve dunque ora recuperare questo svantaggio. Finora la partita era stata equilibrata, vi stavo appunto dicendo che non c'erano state grosse occasioni, soltanto una conclusione da parte di Zuppardo parata dall'estremo pinetese. Pineto che è sceso in campo con un'inedita divisa rosa che non avevamo mai visto nel corso di questi anni, dunque divisa nuova che finora non ha portato fortuna per il momento, ma la partita è ancora tutta da giocare perché siamo appena al 12° minuto, però finora appunto il San Marino si è portato in vantaggio con questo gol in contropiede di Nappello servito da Bugaro. Dunque 13 minuti se ne sono andati in questo primo tempo, vince il San Marino 1-0 per ora sul Pineto. Io vi restituisco la linea, Andrea. Grazie, dunque non buone notizie dallo stadio Mariani Pavone di Pineto con il vantaggio del San Marino sul campo appunto del Pineto. Andiamo a Morro d'Oro per 3 minuti da Stefano Recanati per San Nicolò Materica. Sì, qui è ancora la pioggia che la fa da padrona e il periodo non collegato sono 3 le occasioni per andare in rete, ma tutte parate dai rispettivi portieri, 2 da parte del San Nicolò, 1 da parte del Matelica, prima con Chiacchiarelli e poi con Petronio.
Adesso è una sempre fase di studio, di gioco, non c'è una squadra che sembra poter prendere la partita in mano. Adesso la palla è un fallo laterale, avanza quindi San Nicolò nella fascia sinistra della nostra postazione. Possiamo dire che comunque le squadre adesso si stanno ancora studiando. Non riusciamo a vedere una chiave importante di gioco perché la pioggia veramente è incessante e a volte anche le folate di vento sono veramente incredibili. Le squadre vanno avanti, come detto, tipo azioni da rugby, con rimesse da lontano, e si cerca di prendere campo in questo modo. Adesso sempre da un fallo laterale dalla parte sinistra del gioco, con palla che arriva al numero 10. Oh, Stefano. Sì, ci sono, non vi sentivo, ci sono. Fase di studio, palla in mezzo al campo, un lancio lungo verso Margrassi che non riesce a controllare la palla. Fallo laterale per il San Nicolò. Il numero 2 si appresta a battere, il 2 Balzano. Un lancio lungo che arriva verso l'area di rigore. La palla veramente incontrollabile. Si cerca in tutti i modi di tenere la palla a terra, ma non vediamo niente di buono oggi in mezzo al campo. Ok. Va laterale. Sì. Va bene, minuto e okay. Punteggio, Stefano. Minuto 17, 0-0 il parziale. Grazie a Stefano Recanati da Morrodoro. Tra poco ricominciamo il nostro giro dai campi attraverso l'Aragona di Vasto. Vediamo la schermata della Serie D. Non si è segnato tantissimo in questo inizio di giornata. Il vantaggio del San Marino sul campo del Pineto per effetto del gol di Nappello, che abbiamo ascoltato in diretta attraverso la voce di Roberta Di Sante, e la Vastese che con Fiore è passato in vantaggio sull'Avezzano. Peraltro abbiamo ascoltato da Paolo Renzetti come, seppur a partita iniziata, è arrivata una cospicua rappresentanza di tifosi marsicani in quello stadio dove l'Avezzano nel maggio del 2015 ha conquistato la promozione proprio in Serie D con un gol al 95esimo di Bisegna. Allora portò bene lo stadio Aragona, quest'oggi evidentemente no, all'Avezzano, mentre la Vastese è partita con il piede giusto. Torniamo da Paolo Renzetti per 3 minuti, Vastese-Avezzano. Sono 19 i minuti di gioco qui allo stadio Aragona, ribadisco il parziale che vede la formazione giocata in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato al 6° minuto del primo tempo da Fiore. Avezzano non molto tranquillo in campo, perché anche qualche minuto fa c'è stato un altro errore all'interno dell'area di rigore della formazione marsicana. Non si sono capiti il portiere Fanti che si è impossessato del pallone. Leonetti, che aveva propiziato con il suo errore, bisogna dirlo, al 6° minuto, poi la rete di Fiore. Dicevo, Leonetti ancora una volta dalle parti del portiere Fanti è riuscito a sbagliare un gol quasi fatto, tirando addosso all'estremo marsicano. Ancora la Vastese in possesso di palla con Stivaletta, l'ex giocatore del San Nicolò, che allarga sulla destra per Iodice, il tentativo di cross, l'intervento di Scutti per la formazione marsicana, il rinvio, ma la sfera è azionata da Pizzutelli. Ancora la Vastese che controlla con Amelio, ancora Amelio, il lancio sul settore di destra dalle parti di Stivaletta, che però non riesce a raggiungere il pallone che termina direttamente sul fondo, e dunque ci sarà una rimessa in favore della formazione del presidente Gianni Paris. Quando siamo giunti ora al 20esimo esatto nel corso di questo primo tempo, sempre vantaggio di misura della squadra allenata da Gianluca Colavitto, che passeggia nervosamente davanti alla sua panchina, ma crediamo sicuramente soddisfatto del rendimento della sua squadra fino a questo momento. Tra l'altro Colavitto al suo ritorno ad Avezzano dopo la scorsa stagione, dopo l'esonero anche della passata stagione, mentre a proposito di esoneri, prima dell'inizio della stagione in casa marsicana ce n'erano stati 2/3 di esoneri. Ora il tecnico della formazione marsicana già da qualche settimana è Federico Giampaolo, che anche lui sta seguendo la gara con i piedi proprio dalle parti della linea bianca dell'area tecnica di competenza, dove possono
ovviamente seguire le partite, i due allenatori sta dando suggerimenti ai suoi ragazzi, ma Avezzano, che bisogna dirlo, non ha avuto un grande impatto con questa gara, con la Vastese che ha segnato un gol, ma ha avuto la possibilità di raddoppiare con Leonetti, che si è divorato in area di rigore della formazione marsicana qualche minuto fa. Eravamo al 14esimo, la rete del 2-0, fischi copiosi ogni qualvolta tocca il pallone per l'ex Men. A proposito di ex, abbiamo detto che nella Vastese c'è Vittaia, che lo scorso anno giocava con la formazione avvezzanese. Si porta in avanti o cerca di farlo la squadra di Federico Giampaolo, ma Guerra di testa non riesce a servire Branicci, che con la sfera si è terminata fra le braccia del portiere Camerlengo, che ha già effettuato il rinvio. Riceve ancora il pallone all'indietro l'estremo vastese, il rinvio lungo questa sera, questa volta di Camerlengo, con la sfera che però termina in fallo laterale. Il cronometro segna in questo istante 22 minuti e 20 secondi allo Stadio Aragona. Ribadiamo il parziale, Vastese 1, Avezzano 0, linea allo studio. Senti Paolo, prima di ridarci la linea, vorrei spendere con te delle parole nei confronti di una persona che non c'è più, che è Gino Di Cenzo, che insomma è un personaggio molto legato alla storia del Pescara, di cui è stato portiere, poi è stato anche preparatore dei portieri, allenatore, anche un volto noto nelle trasmissioni televisive in cui si parlava di Pescara. È scomparso all'età di 81 anni dopo una malattia. Ecco, vorrei che anche tu, che insomma lo hai conosciuto, rivolgessi un pensiero, no, nei confronti di questa persona. Certamente, grazie Andrea, grazie anche dell'opportunità che mi dai proprio di ricordare Gino Di Cenzo, che tra l'altro molti nostri telespettatori forse ricorderanno era stato 2 anni fa nella trasmissione Abruzzo del pallone, proprio ospite nei nostri studi, fu una delle ultime sue apparizioni televisive proprio nei nostri studi. Dunque Gino Di Cenzo tutti lo conoscono. A Pescara, attenzione, c'è l'Avezzano in avanti, scusami, e c'è un cartellino rosso, c'è un cartellino rosso per il giocatore della Vastese, che è stato espulso, è andato a commettere fallo proprio al limite dell'area di rigore. Tra l'altro il giocatore dell'Avezzano è caduto e è ricaduto all'interno dell'area di rigore della Vastese, ma il fallo era stato commesso fuori, ha visto bene il direttore di gara, e infatti c'è calcio di punizione e non calcio di rigore, ma c'è il cartellino rosso per il giocatore della formazione avezzanese, il numero 6, che si mette le mani fra i capelli, ovvero Bagaglini. È stato lui ad andare a commettere fallo, ci è sembrato i danni di Guerra, e dunque ci sarà questo calcio di punizione a 3-4 metri dalla linea che delimita l'area di rigore della formazione adriatica. E dunque attendiamo la battuta, se tu sei d'accordo Andrea, anche perché dopo avremo l'opportunità anche di chiudere il discorso e di salutare Gino Di Cenzo. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione in favore della formazione marsicana. C'è stata questa volta l'ingenuità della difesa vastese ed è stato costretto, bisogna dirlo, Bagaglini ad andare a commettere fallo, perché altrimenti Guerra si sarebbe trovato all'interno dell'area di rigore tutto solo davanti al portiere Camerlengo. Dunque sul pallone ci sono Branicchi e Cerone per la formazione marsicana, vedremo chi dei due si incaricherà della battuta. Pallone a 3-4 metri, non di più, dalla linea che delimita l'area di rigore, munita la barriera della formazione vastese, oggi vastese in maglia blu, volti rossi per la casacca della formazione del presidente Bolami. Ancora qualche attimo perché l'arbitro fatica a far indietreggiare la barriera della Vastese. Ovviamente sono fasi queste molto concitate della gara, quando il nostro cronometro in questo istante segna esattamente 26 minuti nel corso del primo tempo. Calcio di punizione per l'Avezzano, Cerone e Branicchi sul pallone, bisogna attendere il fischio del signor Arena di Torre del Greco, la battuta di Cerone, il tiro e il pallone che termina di un soppio al lato, c'è stata la finta di Branicchi e poi pallone che è terminato fuori, dunque la punizione del giocatore con la maglia numero 4 della Vastese, con il pallone che è terminato sul fondo. Un'ultima battuta Andrea, prima di restituirti la linea, Gino Di Cenzo, dicevo, preparatore dei portieri del Pescara, ex portiere del Pescara, tra l'altro scopritore, lo dobbiamo dire, di Morgan De Santis, lascia
un grande ricordo di sé, soprattutto per essere stato sempre un signore del calcio, molto misurato, sempre nelle sue apparizioni televisive e nei suoi giudizi. Gino Di Cenzo che mancherà a tutta la Pescara sportiva. 27esimo allo stadio Aragona di Vasco, ribadisco il parziale, Battese 1, Avezzano 0, ricordo Battese in 10 per l'espulsione di Bagaglini a terra linea. Grazie. Grazie a Paolo Renzetti. Allora, schermata della Serie A, la Fiorentina sta dilagando al Bentegodi, siamo ora sullo 0-3, ha segnato anche Astori, 0-0 invece Atalanta-Sassuolo e Cagliari-Crotone con l'inaugurazione del nuovo stadio a Cagliari, Interspal come detto giocata alle 12.30, 2-0 il finale, Juventus-Chievo giocata ieri 3-0, Udinese-Genoa 1-0 con la rete di Yankto, rinviata Sampdoria-Roma alle ore 16, l'inizio di Lazio-Milan, poi più tardi Benevento-Torino alle 18 e Bologna-Napoli alle 20.45. Vediamo anche la Serie C con Mestre e Gubbio che sono sempre sullo 0-0 quando è finito il primo tempo. In Serie D vediamo la situazione, Fabriano-Agnonese 0-0, Jesina-Recanatese 0-0, Monticelli-Campobasso 0-0, Pineto-San Marino 0-1, San Nicolò-Matelica 0-0, San Giustese-Castelfidardo dovrebbe esserci una novità con il vantaggio della San Giustese firmato da Tascini al 16esimo e Vastese-Avezzano 1-0, ma Vastese ridotta da pochi minuti in 10 uomini. Direi di tornare allo stadio Mariani Pavone di Pineto, dunque appena sarà pronto il collegamento andremo da Roberta Di Sante per sapere se il Pineto sta reagendo a questo svantaggio oppure no. Io vi ricordo che attraverso la nostra schermata, attraverso la nostra grafica avete sia in basso il serpentone con tutti i risultati delle categorie che seguiamo, mentre in alto si alternano i risultati delle squadre abruzzesi in campo, in particolare oggi solo la Serie D, visto che il Teramo gioca alle 18.30 e che il Pescara ha giocato venerdì. Allora, 3 minuti per Roberta Di Sante, andiamo a Pineto. Siamo al 25esimo, Andrea, al Mariani Pavone di Pineto e la squadra di casa sta per battere un interessante calcio di punizione dal vertice sinistro dell'area di rigore. Sul pallone ci sono sia Pezzotti che Napolano, ma è il numero 7, quindi quest'ultimo ad aggiustarsi la palla con le mani, quindi molto probabilmente sarà lui ad andare alla conclusione. Due uomini in barriera a proteggere Foll per il San Marino. Ecco che va Napolano, parte lui, il colpo di testa a liberare l'area e poi Bugaro a spassare la propria area di rigore, dunque tutto da rifare per il Pineto che però adesso beneficia di una rimessa con le mani sulla tre quarti campo, un Pineto che aveva provato anche al 24esimo con una conclusione di Marco Mariani dalla distanza a pareggiare le sorti di questo match. La conclusione che però ha sorvolato la traversa e adesso a fermare Pepe la gran sgroppata proprio di Bugaro, ancora una volta lui che si fa pericoloso su questa fascia destra e adesso siamo invece sulla tre quarti campo del Pineto con il San Marino che va a beneficiare di questa rimessa con le mani, c'è Ceccarelli che si occupa della battuta proprio a servire ancora Bugaro, la palla in mezzo e attenzione perché prova a girare ancora una volta Nappello che si era fatto pericoloso, poi un po' si è impantanato nel vero senso della parola perché c'è proprio un ristagno di acqua sull'altezza del dischetto del calcio di rigore e ha consentito il recupero della difesa del Pineto che adesso prova ancora a riversarsi in avanti, troppo lungo però questo pallone per Mariani, dunque tutto da rifare, siamo al 28esimo minuto, sempre il Marino che conduce 1-0 questa partita in virtù della rete segnata all'11esimo proprio da Nappello e io ti restituisco la linea, Andrea, per il momento.
Grazie, c'è anche il vantaggio del Fabriano Cerreto contro l'Olimpia Agnonese 1-0. Fabriano che la scorsa settimana ha vinto sul campo del Francavilla proprio al photo finish per 2-3, mentre l'Agnonese aveva a sua volta battuto il San Nicolò. Insomma, due squadre che hanno fatto bottino pieno contro nostre rappresentanti. Andiamo da Stefano Recanati per 2 minuti, San Nicolò Materica. Sì, il 31esimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 tra San Nicolò e Materica, ma al 28esimo la prima occasione da parte del Materica, che ha colpito il palo con Gabbianelli, che si è aggiustato una palla in mezzo alla rete di rigore e col sinistro ha tirato in porta, però il palo a salvare il San Nicolò. Da qualche minuto il Materica, che ha preso le redini del gioco della partita, una partita che fa ancora difficoltà con la palla a terra, però il Materica che abbiamo potuto... Adesso c'è un attacco in contropiede, il numero 9 del Materica, il tiro fuori di poco da parte di Magrassi, che è tu per tu con Di Benedetto, lascia partire il destro che si spegne alla sinistra del palo. Dicevamo, come il Materica che avevamo visto già nella partita di casa con il Pineto, che fa la partita, una squadra che sicuramente è di categoria superiore, presta in ogni reparto del campo e anche con un campo così difficile riesce a esprimere il suo gioco. Sicuramente non lo fa come se un campo asciutto dove può dire benissimo la sua, però si vede che è una squadra di categoria superiore. Il San Nicolò cerca di uscire bene palla a piede, ma il campo pesante non fa vedere buone cose. Adesso siamo al minuto 33, sempre 0-0 qui al comunale di Morrodoro. Credo che la linea può tornare allo studio, perché è veramente una partita che comunque non riesce ad avere azioni di gioco coinvolgenti. Grazie Stefano. Dunque 0-0 tra San Nicolò e Materica, con pallagol per la squadra marchigiana, con Magrassi, che era stato il giustiziere del Pineto la scorsa settimana, doppietta nella gara della prima giornata di campionato. In Serie A c'è il gol del Sassuolo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta. Dunque Atalanta 0, Sassuolo 1, rete di Sensi per l'11 di Bucchi. Proseguiamo e riprendiamo il giro dai campi con lo stadio Aragona di Vasto. Paolo Renzetti. Paolo. Grazie, sono 34 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo stadio Aragona di Vasto, sempre 1-0 per la formazione di casa, animi molto tesi in tribuna, l'espulsione di Bagaglini qualche minuto fa per fallo da ultimo uomo ha inasprito ulteriormente gli animi. Ora c'è a terra Leonetti per la Valsese, giocatori dell'Avezzano che vanno a mettere il pallone in fallo laterale per permettere ai sanitari della formazione di casa di poter entrare sul terreno di gioco per prestare i soccorsi, le cure del caso al giocatore con la maglia numero 9. Leonetti lo ricordiamo, è stato protagonista di questa partita perché sulla sua conclusione poi battuta dal portiere Fanti c'è stato il gol di Fiore, e poi qualche minuto dopo c'è stata un'altra grossa occasione per Leonetti, anche in questo caso c'è stata la respinta dell'estremo avezzanese. Si rialza intanto Leonetti mentre diventano 35 minuti di gioco sul nostro cronometro, dunque 10 primi al termine di questo primo tempo allo stadio Aragona di Vasto. Ricordiamo Battese in 10 dal 25esimo di questo primo tempo e dunque da 10 minuti per l'espulsione di Bagaglini, fallo da ultimo uomo per il difensore della formazione adriatica. Battese che restituisce il pallone all'Avezzano con Sfera che finisce direttamente fra i piedi del portiere dell'Avezzano Fanti. 35esimo e 40 secondi, dunque meno di 10 primi alla termine di questo primo tempo. Battese 1, Avezzano 0, a te la linea Andrea. Grazie, prima di andare a Pineto, altro piccolo giro di schermate, Serie A e Serie D, vediamo in questo caso, ecco la Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-1, come detto la rete di Sensi poco fa, Cagliari-Crotone 0-0 e la Sverona-Fiorentina 0-3, ricordiamo i gol di Simeone, Teroso, rigore e Astori, poi le gare che sono già finite, Interspal 2-0, Juventus-Chievo 3-0, Udinese-Genoa 1-0, in Serie D, vediamo il quadro al momento quando mancano circa 10 minuti alla fine
dei primi tempi, con il vantaggio del Fabriano contro l'Agnonese 1-0, Jesina Recanatese 0-0, Monticelli Campobasso 0-0, Pineto San Marino 0-1, San Nicolò Matelica 0-0, San Giustese Castelfidardo 2-0, raddoppio della squadra di casa in questo derby tutto marchigiano, e poi Vastese Avezzano 1-0, vi ricordo, gol di Fiore, ma Vastese in 10 per espulsione di Bagaglini. Alle 16 il fischio d'inizio di Vispesaro L'Aquila. Andiamo per 3 minuti da Roberta Di Sante. Andrea, siamo al 33esimo minuto qui al Mariani Pavone di Pineto, il risultato è sempre di 1-0 in favore del San Marino, che conduce sulla squadra di casa, squadra di casa che adesso prova ad attaccare con Pezzotti, il cross in mezzo ancora a svettare l'altissimo numero 14 del San Marino, Cevoli, che di testa praticamente le prende tutte lui in area di rigore, un Pineto che diciamo, dà la sensazione di non riuscire fino a questo momento a pungere, a portare veramente pericolo alla porta di Fall. Tra la squadra di casa sicuramente quello più propositivo è Pezzotti sulla fascia sinistra, quello che fa più movimento in questo momento, ma non riesce a creare pericoli importanti fino ad ora. Qualche protesta pochi istanti fa proprio per un fallo su Pezzotti non ravvisato, l'arbitro ha lasciato correre, eravamo sulla tre quarti campo, il Pineto stava attaccando, Pezzotti se ne stava andando, poteva essere una buona occasione, ma il direttore di gara ha lasciato correre. Pochi i falli fischiati fino a questo momento, ma la sensazione è che il Pineto, se vuole recuperare questa partita, deve necessariamente fare qualcosa di più. Sta mancando la squadra di Amauro soprattutto negli ultimi 16 metri, ma insomma la sensazione a volte è che questa squadra non ha ancora finora trovato, una squadra, lo ricordiamo, quasi completamente nuova, non ha ancora trovato lo schieramento tecnico-tattico che riesce ad esaltare forse al meglio le caratteristiche di questi giocatori. Forse è solo una questione di tempo, e queste prime partite vedremo che cosa ci daranno insomma quello che è poi il reale valore di questa squadra, una squadra che prova ancora ad attaccare, ma la sfera termina in fallo laterale. La rimessa però è del Pineto in zona d'attacco, ancora prova a Bisegna a il passaggio nei confronti di Mariani, il cross per Napolano al volo, sorvola di pochissimo la traversa, ecco che il Pineto poi ecco ci può regalare questi lampi quando poi giocatori del calibro di Napolano ha preso proprio all'altezza del vertice dell'area, vertice sinistro dell'area piccola, un cross di Mariani al volo di destro Napolano ha sorvolato di pochissimo la traversa, di pochissimo il 7 alla parte opposta. Dunque Pineto vicino al pari, 36esimo minuto, però conduce sempre il San Marino 1-0. Io ti restituisco la linea, Andrea. Grazie a Roberta Di Sante. Intanto a Bergamo ha pareggiato l'Atalanta con Cornelius, Atalanta 1 Sassuolo 1, ecco qui la schermata della Serie A, e c'è anche il vantaggio del Cagliari con Marco Sau, dunque Cagliari 1 Crotone 0. Per quanto riguarda la Serie D vi segnalo il raddoppio della San Giustese con Chedira al 23esimo, il primo gol di Tascini. Intanto stiamo vedendo in bassa frequenza, c'è l'utilizzo del VAR a Udine, vediamo un po', c'è un provvedimento, un rosso a Bertolacci attraverso l'applicazione del VAR, mi pare di scorgere la sagoma di Maresca di Napoli, il direttore di gara che ora indica al centrocampista genuano di andare fuori. Qui stiamo vedendo, beh, è un intervento a gamba tesa, piede a martello, è stato visionato da Maresca attraverso il VAR e ha deciso il direttore di gara di espellere Bertolacci. È una casistica quella di un intervento potenziale da rosso,
appunto Maresca. Espulso Bertolacci, Genoa in 10 dopo l'intervento del VAR con questo fallo valutato appunto da espulsione. Allora, queste sono immagini che arrivano da Vicenza, dal profilo Facebook del Vicenza Calcio. Alle 18.30 il fischio d'inizio di Vicenza Teramo, e questo è il prepartita attraverso le immagini dello spogliatoio del Vicenza con la sistemazione delle magliette. Ecco, vediamo quella di Turi, l'ex giocatore del Chieti. Intanto c'è un gol del Matelica. Allora, andiamo da Stefano Recanati, poi riprendiamo con queste immagini da Vicenza. Non so se è pronto Stefano. Sì, sono, Stefano, raccontaci. Minuto 41, il gol del Matelica con Malagò che raccoglie un cross dalla parte sinistra del campo con il numero 10 Gabbianelli, e dopo una respinta del portiere la palla è arrivata proprio sui piedi di Malagò, del numero di Malagò, che si è coordinato bene col sinistro, ha battuto Di Benedetto sulla sua destra che non ha potuto fare niente, un bel tiro e comunque una bella azione sempre venuta dall'alto, per forza così di modo poteva esserci il cambio di risultato qui a Morro d'Oro, con un campo veramente in condizioni che adesso man mano che la partita va avanti veramente è impossibile giocare. Comunque, minuto 42, il Matelica è passato in vantaggio per 1-0. Grazie, dunque Malagò per il vantaggio del Matelica a Morro d'Oro contro il San Nicolò. Torniamo a vedere le immagini davvero belle che abbiamo pescato con Jacopo Forcella sul profilo Facebook del Vicenza Calcio, le immagini che arrivano dallo spogliatoio con le divise sistemate, pronte appunto per essere indossate più tardi dalle squadre di Vicenza e Teramo. Beh, chiaramente quelle sono le divise del Vicenza, Vicenza che è una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. È partita bene la squadra di Colombo con 6 punti in 2 partite. Ecco, questa è la maglia di Eric Lanini, l'ex giocatore della Virtus Lanciano. Poi abbiamo visto quella di Turi, l'ex giocatore del Chieti. Vicenza che dovrebbe scendere in campo con Valentini, Malomo e Crescenzi, Milesi, Giraudo e Bangu, Romizzi, Alimi e poi il tridente De Giorgio, Ferrari e Giacomelli. C'è un ballottaggio sull'auto di sinistra tra Beruatto e Giraudo. Questa è la maglia di Pietro De Giorgio, uno dei giocatori più temuti del Vicenza. Teramo che dovrebbe scendere in campo con la novità Sales al posto di Pietrantonio, dunque con Calore, Ventola, Caidi, Speranza, Sales, Varas, De Grazia, Ilari, Foggia, Tulli e Bacio Terracino. Davvero belle queste immagini che ci riportano un po' anche a quelle che vediamo solitamente per i pre-partita di Serie A. La maglia di Romizzi, giocatore arrivato dal Bari, un grande colpo della dirigenza del Vicenza. Poi l'ex milanista di Molfetta, Salifu, insomma una squadra costruita senza dubbio per fare un campionato d'avanguardia, per centrare l'immediato ritorno in Serie B, squadra dal grandissimo potenziale. Possiamo tornare sui campi, possiamo tornare da Paolo Renzetti. Quanto manca, Paolo, alla fine del primo tempo? Un minuto e mezzo al termine del primo tempo. Ecco, ci hai inviato delle foto, Paolo. Sì, delle foto che riguardano le due curve, dunque ovviamente con quanto riguarda ovviamente le tifoserie presenti qui allo stadio Aragona, con ovviamente lo dicevamo prima, una gara molto sentita per i motivi di cui anche abbiamo parlato prima. È chiaro che la Vastese sta cercando di far valere, attenzione, c'è un lancio in area di rigore della formazione marsicana per Leonetti, che è un po' lo spauracchio della difesa marsicana. In pratica da tutti i suoi tiri, da tutte le sue conclusioni e dalle azioni che sono nate dai suoi piedi ci sono stati pericoli per la formazione ospite. Ora attacca però l'Avezzano, ma c'è la posizione di offside di Teramo, si alza la bandierina del primo assistente Simone Petracca di Lecce, dunque il gioco fermo, calcio di punizione per la formazione di casa. Sta per essere comunicato il recupero qui da un addetto della società vastese. Vediamo, 2 minuti di recupero, dunque gara che si chiuderà al 47esimo, primo tempo ovviamente per quanto riguarda questa sfida. Si arriverà fino al 47esimo minuto per quanto riguarda questa prima frazione di gioco con la Vastese, che continua a condurre per 1-0. Ricordiamo il gol segnato da Fiore al sesto minuto, ricordiamo anche che dal 25esimo minuto la squadra di casa gioca in 10 per l'espulsione di Bagaglini. Bisogna dire, Andrea, che nel periodo non collegato non è accaduto quasi nulla con
la formazione di Federico Giampaolo, che sta cercando di fare pressione nella metà campo adriatica, ma non ci sono stati, a dire il vero, problemi per il portiere della squadra di casa, Camerlengo, che non ha dovuto compiere interventi particolarmente complicati. Dall'altra parte invece Fanci è stato autore di due interventi molto importanti. Attenzione, ancora un pallone perso da Verrucchi, Leonetti viene messo a terra da Verrucchi, vediamo un attimo se ci sarà il cartellino rosso, espulso Verrucchi, ennesima ingenuità di questo giocatore che aveva commesso degli errori anche in precedenza e in questa occasione ha perso il pallone dando il là al contropiede di Leonetti, e per Verrucchi non c'è stata altra soluzione, Andrea, che quella di andare a trattenere per la maglia e poi buttare a terra, tanto per capirci l'attaccante Bastese aveva detto che dai piedi di Leonetti stavano partendo tutti i pericoli per la formazione ospite, ed è stato così anche in questa circostanza, ristabilita la parità numerica in campo perché è stato espulso anche Verrucchi per la formazione marsicana, e ora c'è il calcio di punizione per la Bastese. Siamo a una decina di metri dalla linea che delimita l'area di rigore della formazione bianco-verde, e Fiore sul pallone, munita come sempre, anche come era stato per la punizione dell'Avezzano, la barriera in questo caso della formazione marsicana. Il direttore di gara Alberto Ruben Arena di Torre del Greco sta facendo ancora indietreggiare la barriera dei giocatori ospiti, e si attende ora il fischio dell'arbitro campano. La battuta di Fiore, la deviazione della barriera, pallone che termina sul fondo, ci sarà il calcio d'angolo in favore della formazione di casa. Finale pirotecnico di un primo tempo davvero, davvero combattuto, nervoso, sia in campo che sugli spalti, con due espulsi in 45 minuti, uno per parte, lo ricordiamo, Bagaglini per la Bastese e Verrucchi per la formazione marsicana, davvero inguardabile, bisogna dirlo con tutta onestà, la prestazione del giocatore ospite. Arriva mentre i giocatori di casa chiedono un rigore per un tocco con la mano, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un probabile sospetto tocco con la mano di un giocatore dell'Avezzano. L'arbitro lascia proseguire, comanda la fine delle ostilità e va ad ammonire un giocatore di casa per proteste. Vediamo, dovrebbe trattarsi del numero 9 Leonetti, che viene ammonito. Finale nervosissimo. Insomma, derby rovente, Paolo, un gol, finale, due espulsioni. Davvero, davvero rovente, Andrea, ti preannuncia un secondo tempo al calor rosso qui allo Stadio Aragona. Dunque è terminata la prima frazione di gioco dopo 47 minuti di gioco. Ribadisco il parziale, Bastese 1, Avezzano 0, il gol di Fiore al sesto minuto. Le due squadre rientreranno in campo in 10 uomini perché sono stati espulsi al 25esimo di questo primo tempo Bagaglini e al 47esimo Verrucchi. Dunque parità numerica 1-0 per la Bastese, grande tensione in campo e sugli spalti, in linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Paolo Lorenzetti, andiamo a prendere i finali, se sono tali, dagli altri campi collegati. Pineto, per Pineto San Marino, Roberta Di Sante. Sì, ancora al 45esimo in punto l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, dunque squadre che stanno rientrando proprio in questi istanti negli spogliatoi, sul parziale di 1-0 in favore del San Marino. Un gol, un vantaggio arrivato all'undicesimo grazie al tapin di Nappello, che ha raccolto il cross di Bucano e sfruttato Giachetta. Un Pineto che ha provato in qualche maniera a recuperare questo svantaggio senza però riuscirci. Al 36esimo l'occasione più importante per i padroni di casa, con quello che sarebbe potuto essere davvero un gran gol di Napolano, con un bel tiro al volo sul traversone di Mariani, ma la sfera ha sorvolato di pochissimo
massimo il 7 avrebbe avuto anche il tempo di stoppare il pallone il fantasista biancazzurro, ma è andata così. La sensazione è che comunque il Pineto deve fare qualcosa di più se vuole recuperare le sorti di questa partita, perché i colpi ce li ha, quando si distende può far male, ma perdonatemi, diciamo, la metafora automobilistica, sembra un po' di vedere una Ferrari con il motore di una 500 fino ad ora. Dunque ci attendiamo qualcosa di più nei prossimi 45 minuti, intanto ti restituisco la linea per ora. Certo, grazie. Grazie a Roberta Di Sante. Prendiamo il finale di primo tempo anche da Morro d'Oro. San Nicolò Matelica, Stefano Recanati. Sì, San Nicolò Matelica è finita da un paio di minuti il primo tempo. Dopo un minuto di recupero siamo ancora sul risultato di 0-1 per Matelica, gol di Gabbianelli al 42. Grazie, grazie a Stefano Recanati. Prima di andare avanti, vediamo, visto che le abbiamo, abbiamo la distinta, le formazioni titolari di Vispesaro e L'Aquila. La gara inizierà tra circa 10 minuti. Vediamo subito quella dell'Aquila: Farroni, Marra e Steri, Pupeschi, Valenti e Brenci, Boldrini, Ibogio, Boucher. Poi scendiamo ancora con Cafiero, ecco, se possibile dalla regia scendiamo con la distinta, c'è Cafiero e poi gli altri elementi. Comunque si nota la presenza da titolare di Boucher, che è il giocatore che ha deciso la partita della scorsa domenica, giocata al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, l'Aquila Monticelli, gol partita proprio al 90esimo segnato da Boucher. E si è guadagnato dunque la presenza da titolare in, in questa partita. Ok, allora ecco, abbiamo ripristinato Boucher, Cafiero e Fabrizi in panchina, Rosano, Sieno, Boninsegni, Sbarzella, Ruci, giocatore arrivato in settimana dalla Cremonese, l'ultimo innesto per la squadra di Battistini, poi Ibe, Padovani, Di Paolo ed Esposito, il tecnico appunto Battistini. Risponde la Vispesaro allenata dall'ex tecnico del Savona Giancarlo Riolfo, con Marco Fella, Carta e Caccioli, Paoli, Olcese, Boccioletti, Radi, Buonocunto, Bortoletti, Baldazzi e Ficola. In panchina Stefanelli, Rossoni, Calzola, Bellini, Lignani, Rivi, Bartomioli, Rossi e Castellano. Queste le formazioni iniziali. Vediamo anche il direttore di gara, che è il signor Bonaldo di Conegliano, assistenti Roca di Foggia e Betta di Bolzano. Rientriamo, giro di schermate, Serie A, Lega Pro e Serie D, prima di andare in pubblicità. Allora, in Serie A, Atalanta-Sassuolo 1-1 con le reti di Sensi e il pareggio di Cornelius, Cagliari-Crotone 1-0, gol di Sau, Hellas-Verona-Fiorentina 0-3 con le firme di Simeone, Terò sul rigore e Astori. Poi le partite che sono già finite: Interspal 2-0, Juventus-Chievo giocata ieri 3-0, Udinese-Genoa 1-0 con il gol di Yankto e l'espulsione dopo visione dell'episodio attraverso il VAR, espulsione di Bertolacci. Sampdoria-Roma rinviata, mentre tra poco inizierà Lazio-Milan all'Olimpico. In Serie C si sta giocando solo una gara, il Mestre è in vantaggio sul Gubbio per 1-0, magari riusciamo a darvi anche il marcatore di questa partita. No, al momento non lo abbiamo, ma tra poco vi aggiorneremo. Dopodiché alle 16.30 Sant'Arcangelo-Bassano, tra le gare delle 18.30 anche Vicenza-Teramo. In Serie D, vediamo i parziali alla fine dei primi tempi. Fabriano Agnonese 1-0, gol di Tafani al 29esimo, Jesina Recanatese 0-0, Monticelli Campobasso 0-0, Nero Stellati Francavilla 0-7, Pineto San Marino 0-1, rete di Nappello, San Nicolò Matelica 0-1, rete di Malagò, San Giustese Castelfidardo 2-0, reti di Tascini e Chedira o Chedira. Non so qual è l'accento più corretto nel caso, un quasi omonimo di Chedira della Juventus. E poi Vastese Avezzano 1-0, gol di Fiore ma un'espulsione per parte, Bagaglini della Vastese
a metà tempo e poi sul finire espulso anche Verruschi dell'Avezzano. Tra poco vi spesarò l'Aquila. Abbiamo visto la distinta di questa partita. Quando torneremo in collegamento per la seconda parte di Diretta Stadio, ascolteremo anche un collega in collegamento dallo stadio Benelli. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi la seconda parte di Diretta Stadio. Seconda parte di Diretta Stadio, siamo pronti per seguire i secondi tempi di quasi tutte le partite e il primo tempo di Vispesaro L'Aquila dallo stadio Benelli di Pesaro. A tal proposito io saluto, abbiamo in collegamento telefonico proprio da Pesaro il collega Riccardo Spendolini. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te Andrea, ciao. Allora, subito magari con le formazioni e le ultime dai campi, non so se la partita ha avuto già inizio. La partita ancora non è iniziata, non c'è il pubblico delle grandi occasioni qua Benelli come si poteva invece aspettare, complice un po' di pioggia, una temperatura non esattamente mite. Per quanto riguarda le formazioni, pronostici, insomma, previsioni ampiamente rispettate, la Vispesaro scende in campo infatti con Marpella, Carta, Caccioli, Paoli, Olcese, Boccioletti, Radi, Buonocunto, Bortoletti, Baldacci e Piccola. In panchina Stefanelli, Rossoni, Calzola, Bellini, Lignani, Rivi, Bartomioli, Rossi e Castellano. L'Aquila conferma in sostanza lo schieramento della volta scorsa e quindi scende in campo con un 3-4-3 nel segno di Parroni, Marra, Steri, Pupeschi, Valenti, Brenci, Boldrini, Ivojo, Boucher, Cafero e Fabrizi. A disposizione Rosano, Sieno, Boninsegni, Barzella, Rucci, Ibe, Padovani, Di Paolo Esposito, i due allenatori Giancarlo Riolfo e Pier Francesco Battistini. A dirigere l'incontro il signor Bonaldo di Conegliano, assistito dagli assistenti Rocca di Foggia e Besta di Bolzano. Intanto le squadre sono entrate in campo, i capitani sono scambiati cortesie. Senti Riccardo, abbiamo letto di inaugurazioni che si sarebbero dovute fare degli spalti nuovi, ci confermi? Sì, c'è stata l'inaugurazione di questa nuova tribuna prato, questa appunto tribuna sistemata metri avanti rispetto a quella vecchia e quindi appunto una tribuna provvisoria che verrà completata appunto nel corso della stagione e nella prossima stagione avremo appunto la tribuna completa e con la speranza poi di avere anche una curva dietro a una delle due porte. Senti, la Vispesaro ha l'obiettivo di vincere il campionato, fare i playoff? Sicuramente sì, la Vispesaro ha grossissime ambizioni, magari non vincere il campionato ma sicuramente fare un campionato di ottimo livello. Del resto gli acquisti fatti confermano appunto questa volontà, a partire da Crusso, Olcese, Baldassi, Buonocunto, giocatori come Radi, come Caccioli, appunto, ottimi elementi che non sono lì per caso, ecco. Certo, sta per avere inizio la partita o c'è ancora da attendere? Sta per avere inizio, i giocatori sono schierati in campo. Okay, allora dacci il calcio d'inizio e poi ci ridai la linea. Steri sul pallone, l'arbitro dell'incontro appunto che ricordiamo è Bonaldo di Conegliano, sta sistemando la sua porzione di campo, sta guardando il cronometro, gli assistenti e ora vediamo un po'. Calcio di inizio ora, e quindi sono partiti, il Boggio scarico, c'è la Vis che è piuttosto aggressiva e cerca già da subito da fare da padrona, palla in out e c'è rimessa laterale per la Vispesaro, okay. La porzione sotto la tribuna. Grazie Riccardo, ci sentiamo più tardi per i prossimi collegamenti, grazie. Okay, grazie a più tardi Andrea. Grazie a Riccardo Spendolini, possiamo allora tornare ora allo stadio Aragona di Vasto per questo derby assolutamente intenso, vissuto, ricco di episodi, Vastese Avezzano, Paolo Renzetti, Paolo. Grazie Andrea, si gioca il terzo minuto della ripresa, sempre 1-0 per la Vastese, ricordiamo il gol in apertura della formazione di casa con Fiore al terzo minuto, ricordiamo anche che entrambe le squadre giocano in 10 uomini per le espulsioni arrivate nel primo tempo, al 25esimo espulso Pagallini per la Vastese, al 47esimo espulso invece
il giocatore numero 5, difensore centrale della formazione marsicana, tra l'altro l'ultimo arrivato Verruschi, e ora l'Avezzano che manovra sul settore di sinistra con Scutti, il pallone all'indietro per Cerone, il lancio sbagliato di Cerone con Branicchi che non riesce a raggiungere la sfera perché il primo invece a controllare il pallone è De Chiara per la formazione di casa, il rinvio di quest'ultimo nella zona di Bittaia, non riesce poi a spizzicare il pallone per Leonetti, può ripartire l'Avezzano in avanti, tra l'altro Avezzano che è presenta in campo con la maglia numero 17 e Pellecchia ed è uscito Bianciardi, questa è la sostituzione operata in casa marsicana. C'è stata anche una sostituzione sul finire di primo tempo nella Vastese perché è uscito Pizzutelli ed è entrato Biscardi, dunque parità sia per quanto riguarda gli uomini in campo per le due squadre, 10 da una parte e 10 dall'altra, anche per quel che concerne le sostituzioni con i due cambi operati dai due allenatori. Andrea, un episodio dubbio c'è stato pochi istanti fa, poco prima che arrivasse il collegamento qui dallo Stadio Aragona, perché al secondo minuto la Vastese ha chiesto un calcio di rigore perché è terminato a terra, era terminato a terra in area di rigore dell'Avezzano Fiore, dopo un contatto di gioco hanno chiesto il penalty, il rigore, i giocatori ma soprattutto i tifosi di casa con il fischietto campano che ricordiamo il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco che ha lasciato proseguire fra le vibranti proteste della tifoseria locale, dunque episodio dubbio da rivedere in TV e punteggio che resta sempre quello con cui si era chiuso il primo tempo, ovvero con la Vastese in vantaggio per 1-0 sull'Avezzano, il gol di Fiore al sesto minuto, intanto il tempo promette burrasca perché ci sono tuoni e lampi e dunque potrebbe tra qualche attimo iniziare a piovere qui allo Stadio Aragona. 4 minuti anzi 5 in questo istante nel corso della ripresa. Vastese 1, Avezzano 0, a te la linea. Grazie. In Serie A è iniziata anche Lazio-Milan alle ore 16, si giocano anche tutte le altre partite iniziate alle 15 con l'eccezione di Udinese-Genoa che anche per via del VAR ha avuto 5 minuti di recupero, quindi non è ancora iniziato il secondo tempo. Mentre in Lega Pro è cambiato il punteggio nuovamente al Mecchia di Portogruaro, 1-1 tra Mestre e Gubbio dopo la rete di Sottovia al 61esimo, ha pareggiato Calombo per il Gubbio. Dunque 1-1 tra Mestre e Gubbio. Ecco qui il quadro della situazione con l'unica partita che si sta attualmente giocando e tra poco più di 20 minuti inizierà anche Sant'Arcangelo Bassano al Mazzola di Sant'Arcangelo. In Serie D invece si è ripreso a giocare, non dovrebbero esserci delle novità, infatti il quadro è rimasto immutato rispetto al primo tempo. Andiamo dunque a Pineto San Marino, 3 minuti per Roberta Di Sante. Sì Andrea, siamo al quinto minuto di questa ripresa qui a Pineto, sempre 0-1 in favore del San Marino il risultato parziale. Attenzione Roberta, gol della Vispesaro, quindi chiamiamo Riccardo Spendolini, puoi continuare Roberta, poi ti avviso io. Baldazzi per la Vispesaro al quarto minuto, vai Roberta. Dunque vi dicevo, sono rientrati in campo gli stessi 22 che hanno finito il primo tempo, quindi per il momento non ci sono state sostituzioni, anche se tutta la panchina è... Allora Roberta resta collegata, però andiamo a Pesaro da Riccardo Spendolini. Riccardo. Sì, è arrivata la rete della Vispesaro, il quarto minuto segna Baldazzi, un appoggio leggerissimo sul rinvio di Marpella, Cappiero prolunga, palla su di Baldazzi che dagli 11 metri non può fare altro che appoggiare in porta. Quindi Vispesaro è in vantaggio 1-0 e Aquila che viene colpita in un momento abbastanza positivo di attacco, quindi un momento in cui la squadra è abbastanza offensiva. Intanto si schiaccia un fuorigioco ai danni di giocatore dell'Aquila che dovrebbe essere Valenti e quindi si riparte con calcio di punizione in diretto per la Vispesaro. Bene così, grazie Riccardo, più tardi ci risentiamo, dunque vantaggio della Vispesaro. Torniamo da Roberta Di Sante a Pineto, 2 minuti Roberta. Sì, siamo al sesto minuto, intanto prova ad attaccare il Pineto con Giumara che recupera un pallone, però viene chiuso dal numero 11.
12 del San Marino da Enrico in fallo laterale, c'è una rimessa con le mani in zona d'attacco per il Pineto che deve recuperare appunto il gol di svantaggio, se ne incarica lo stesso Piumara, scambia con Bittenia, prova a mettere in mezzo, c'è Mariani che, no, scusa, Cettinè che si era provato ad avventare sul pallone, ma Foll fa sua la sfera, dunque nulla di fatto per il Pineto. Vi dicevo che sono rientrati in campo gli stessi 22 che hanno terminato il primo tempo, potrebbero esserci però delle sostituzioni a breve, si stanno scaldando un po' tutti i giocatori in panchina, la sensazione è che potrebbe entrare Gragnoli tra le fila del Pineto, non può togliere però Tinè, mister Amaulo, per la questione degli under, vi dicevo che Cercelluti è out, salterà molto probabilmente anche un'altra partita oltre a questa, anche se pare che le condizioni del giocatore non siano poi così gravi, anche Battista ha dei problemi della quercia, non è al top, dunque scelta piuttosto obbligata per mister Amaulo. Intanto il Pineto guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti, la Disegna aveva provato a battere immediatamente, l'arbitro però ha fermato il gioco, tutto da ripetere, dice fischio io, ha fatto cenno di aspettare. Se volete lo seguiamo insieme questo sì. Calcio di punizione e poi vi restituisco la linea, c'è Disegna che appunto va a riposizionarsi il pallone, tutti in avanti i giocatori, la battuta però è corta, lo scambio con Mariani, il traversone da parte di Mariani, c'è però la chiusura di Scarpelli. Che, di Pestrin, scusate, che riesce palla al piede dalla propria area e prova a far ripartire il San Marino, la controzona, però Disegna si va a riconquistare di nuovo il pallone, lo scambio con Napolano che va la conclusione di Napolano ancora e però termina fuori non di molto, dunque ottavo minuto, sempre 1-0 per il San Marino, con la linea Andrea. Grazie a Roberta di Sant'Epinato che non riesce dunque a raddrizzare questa difficile partita che appunto si è complicata dopo la rete di Nappello. Andiamo a Morro d'Oro, altra partita complicata per una squadra abruzzese, il San Nicolò è sotto contro il Matelica. Stefano Recanati, un paio di minuti. Sì, siamo entrati al minuto 13 di questa ripresa, per adesso squadre che hanno effettuato due cambi, il San Nicolò sono usciti Chiacchiarelli e Marra per Massetti e Palladini, invece il tecnico Tiozzo del Matelica ha richiamato in panchina il numero 5 Rosicco per far entrare Gervini. Nel periodo non è collegato un'azione, un tiro un po' con ci ha provato dalla lunga distanza al numero 7 De Santis, ma un tiro debole, faccio la parata del portiere De Malia. Adesso nel periodo del primo e secondo tempo la pioggia è rallentata, invece adesso sta facendo insistente, quindi in mezzo al campo è ancora difficile continuare a giocare, però il San Nicolò sta prendendo coraggio e al minuto e poi due minuti fa il numero 10 Di Benedetto ha girato in mezzo all'aria di testa un cross da parte del numero 3 Mazzoni, ma il portiere ha parato il tiro. Adesso c'è una fase di stallo, l'arbitro che non allontanato, l'arbitro che ha allontanato l'allenatore del San Nicolò e il team manager, forse per reiterate proteste, non so, e stiamo aspettando che i due escono dalla panchina, quindi se vogliamo possiamo risentirci dopo perché adesso è una fase di non okay. gioco. Ok, grazie a Stefano Recanati, non ci sono ulteriori aggiornamenti che arrivano dalla Serie D, non me ne sono neanche per la Serie A, mentre in Lega Pro vi abbiamo detto in precedenza del pareggio del Gubbio contro il Mestre. Allora torniamo all'Aragona di Vasto, Vastese Avezzano, tre minuti, Paolo Renzetti. Sì, grazie Andrea, stiamo segnando sul nostro taccuino una doppia sostituzione in casa della formazione ospite, l'Avezzano che sostituisce il portiere Fanti con Lombardi che è un 98 e poi esce dal terreno di gioco D'Ambrosio e dal suo posto entra Dos Santos, dunque per quanto riguarda la formazione marsicana diventano tre le sostituzioni e due
in questo preciso istante, fuori il portiere Fanti, dentro Lombardi, portiere del 98, e poi fuori D'Ambrosio e dentro Dos Santos, che era in dubbio alla vigilia. Proprio Dos Santos controlla il primo pallone, entra in area di rigore, ancora Dos Santos, deve stare su di lui il cross di Dos Santos, il pallone che termina direttamente sul fondo, non c'è stata deviazione, dunque ci sarà la rimessa affidata all'estremo difensore della formazione di casa Camerlengo. Quando siamo giunti al 14° minuto nel corso di questo secondo tempo, sempre 1-0 per la Valsese, resiste la squadra casa, resiste il vantaggio di misura della formazione allenata da Gianluca Colavito. Ricordiamo, abbiamo fatto anche in precedenza, le due espulsioni, una per parte Bagaglini nella Valsese e per quanto riguarda l'Avezzano il cartellino rosso per Verruschi. Intanto si sta abbattendo un vero e proprio diluvio qui allo stadio Aragona di Vasto, piove in maniera da almeno un minuto e mezzo, quando abbiamo preso la linea è iniziato a piovere in maniera davvero molto violenta, terreno di gioco già allentato con l'acqua sospinta dal vento che sta creando ancora più problemi sia al manto erboso dell'Aragona sia ai giocatori delle due squadre. Un temporale si sta dunque abbattendo qui sullo stadio Aragona mentre attacca la formazione ospite. C'è stato questo lancio di Cerone per Menna, il traversone di Menna in area di rigore, colpo di testa di Branicchi che non riesce a mettere in gioco Pellecchia con la sfera che viene controllata senza problemi dall'estremo difensore della formazione di casa Camerlengo. 16° a Vasto, pioggia, fulmini e tuoni in campo con gli spettatori della curva ospite che cercano di ripararsi da questo vero e proprio acquazzone che si sta abbattendo sullo stadio Aragona. Meno di mezz'ora al termine della gara, sempre 1-0 per la Valsese sull'Avezzano. Linea allo studio. E speriamo che questo acquazzone appunto non si protragga troppo sull'Aragona, anche se insomma la gara è già viva, molto viva di suo, anche per quanto accaduto nel primo tempo. Andiamo a Pineto nuovamente, un paio di minuti per Roberta Di Sante. Andrea, continua a piovere anche qui a Pineto, mentre appunto la squadra di casa, quando siamo giunti al 14° minuto di questa ripresa, prova ancora ad attaccare, prova la girata, adesso bisegna murata praticamente da Di Maio, che adesso si tiene anche le mani sulla pancia. Bisegna era andato a botta sicura su questo pallone, adesso infatti il gioco è fermo un attimino per far riprendere fiato a Di Maio, che ha preso appunto una pallonata sullo stomaco su questa girata di Bisegna. Intanto c'è stato il primo cambio da una parte e dall'altra, visto che il gioco è fermo, dunque vi do queste due sostituzioni. Quello nel Pineto era appunto quello che avevamo annunciato, è uscito Napolano, è entrato Gragnoli con Tinè, che si è ha fatto diciamo un passo indietro e si è andato a posizionare esterno, mentre Gragnoli adesso fa la prima punta. Mentre invece nelle fila del San Marino Enrico ha lasciato il proprio posto a Gadda, questo pochissimi istanti fa. Non ci sono state grosse occasioni nei minuti in cui non siamo stati collegati, si continua a lottare a centrocampo, il Pineto prova a fare la partita ma senza riuscire ad impensierire più di tanto finora Foll, che non ha dovuto compiere grossi interventi. Ancora Pezzotti prova a ecco, adesso cioè, hanno rischiato un autogol perché sul traversone di Pezzotti è andato il solito Ceccarelli a provare a depositare la sfera in sul fondo e ha rischiato di ingannare il proprio portiere. Intanto battuto già il calcio d'angolo corto liberato dalla difesa, forse si poteva dare, visto che comunque il terreno è pesante a causa della pioggia, si poteva forse battere meglio questo corner da parte di Bisegna, che invece ha scelto la battuta corta, la palla è rimasta lì, la difesa è riuscita a liberare. Ancora Bisegna prova una conclusione dalla distanza, niente da fare, la sfera termina sul fondo. 16° minuto, conduce il San Marino 1-0 a Pineto. Andrea, ti restituisco la linea.
Grazie, grazie Roberta. Andiamo per un minuto e mezzo a Morro d'Oro da Stefano Recanati, e dopodiché andiamo anche con le schermate. Stefano. Sì Andrea, minuto 20 qui a Morro d'Oro, sempre 1-0 per il Matelica, nel periodo non collegato solo sostituzioni per quanto riguarda, uno per quanto riguarda il Matelica che è il numero 9, Magrassi ha lasciato il campo al numero 20 Gioe, Di Benedetto per il San Nicolò ha lasciato il posto al numero 18 Maisto. Il San Nicolò si sta provando in tutti i modi, però non riesce ad impensierire con impegno la porta dell'ultimo del Matelica De Maglia. Adesso c'è una punizione qui sulla destra. Si accinge a battere il numero, il neo entrato, il numero 15, Gerevini. Possiamo confermarvi intanto che poco fa sono stati allontanati per proteste il team manager e il mister campanile del San Nicolò, punizione che tra poco l'arbitro farà battere, qui sulla destra si aspetta soltanto il fischio da parte di Centi di Viterbo, ecco la punizione, palla che arriva dentro l'area e salta più alto di tutti il numero 5 Balcev che deve in calcio d'angolo e quindi ci sarà un calcio d'angolo da parte del Matelica, da parte destra, che va a battere il numero 10 Gabbianelli. Vi ricordo ancora il punteggio 1-0 per Matelica quando siamo arrivati al 22esimo minuto. Grazie, Andrea. Grazie a Stefano Recanati. Intanto un gran gol della Fiorentina, lo 0-4. Probabilmente Veretout l'autore del gol, una splendida punizione, ma partita ancora di più chiusa. Che gol questo, il quarto della Fiorentina. Andiamo con le schermate, intanto continuate a vedere i risultati delle abruzzesi che si alternano e poi gli aggiornamenti che arrivano dalle altre categorie. Schermata della Serie A con questi risultati al momento: Atalanta-Sassuolo 1-1, Cagliari-Crotone 1-0. Vi abbiamo detto di questo quarto gol della Fiorentina al Bentegodi contro l'Hellas Verona, e poi Udinese-Genoa 1-0. Si gioca il primo tempo all'Olimpico, 0-0 tra Lazio e Milan. In Lega Pro siamo prossimi al finale di Mestre-Gubbio, il parziale è di 1-1, siamo in pieno recupero. E poi in Serie D non c'è granché da segnalare, Fabriano Agnonese sempre 1-0, Jesina. Ecco, c'è il vantaggio della Recanatese sul campo del Jesina, questa è una novità proprio degli ultimi minuti. Dunque il vantaggio esterno della squadra leopardiana al Carotti di Jesi. Poi 0-0 tra Monticelli e Campobasso, Pineto San Marino 0-1, San Nicolò Matelica 0-1, San Giustese Castelfidardo 2-0, Vassese Avezzano 1-0, Vispesaro L'Aquila 1-0. E proprio dal Benelli noi ripartiamo, un paio di minuti la linea al collega Riccardo Spendolini per Vispesaro L'Aquila. Riccardo. Sì, siamo al 20esimo del primo tempo, c'è un giocatore squillando a terra, non ho visto esattamente chi sia ma sembra abbastanza dolorante, c'è un capannello di giocatore appunto attorno a lui e così appunto un capannello di giocatori di stili. Vedremo cosa sarà, speriamo appunto nulla. Come la partita finora? Nel periodo non collegato, due grossissime occasioni della Vispesaro. Al 12esimo del primo tempo Olcese ha sfiorato un Eurogol dai 30 metri. In poche parole ha vinto un contrasto con Serie Capiero e ha sfoderato un vero e proprio pallonetto, approfittando di una posizione non proprio ottimale di Sparroni. La palla poi è terminata poco sopra la traversa. Al 13esimo Bortoletti ha colpito magistralmente di testa un cross di carta e la palla è finita di poco fuori. Nel frattempo il giocatore in questione è uscito dal campo e il gioco può appunto riprendere con una rimessa dal fondo da parte di Sparroni. È questo. Ok Riccardo, grazie, grazie. Dunque Vispesaro L'Aquila sempre 1-0 per la Vispesaro grazie al gol in apertura di Baldazzi, una Vispesaro che ha attinto a piene mani dalla rosa del San Marino dello scorso anno, portando a casa praticamente il tridente d'attacco con Buonocunto, Baldazzi e Olcese. Proprio Baldazzi ha sbloccato la situazione al Benelli tra Vispesaro e L'Aquila. Noi siamo pronti a ripartire con il nostro giro principale, con la
gara più importante di questa domenica, quella dell'Aragona di Vasto tra Vastese ed Avezzano. Paolo, 3 minuti. Sì, grazie, attenzione, c'è la Vastese in avanti, c'è però il fischio del direttore di gara che ha rilevato una irregolarità commessa dagli avanti in maglia per oggi rosso-blu. È stato Fiore a andare a commettere fallo ai danni di Sbardella, mentre siamo giunti al 25esimo nel corso di questo secondo tempo, ancora 1-0 per la Vastese che continua a condurre grazie al gol realizzato in apertura, stesso minuto del primo tempo, da Fiore, proprio Fiore che conquista un pallone sulla tre quarti di campo della formazione marsicana, due avversari su di lui, ancora Fiore riesce a superare Scutti ma non Cerone con il giocatore in maglia bianco-verde che recupera il pallone, il rinvio corto, l'anticipo poi di Stivaletta sul suo diretto avversario, ma è ancora la formazione di casa in possesso di palla con Fiore, ancora Fiore non sa però a chi dare il pallone, vicino a lui c'è Iodice, ancora Fiore all'indietro per un compagno, poi il tocco in avanti di De Feo in area di rigore, pallone troppo lungo per Bittaglia con l'uscita senza problemi dell'estremo marsicano Lombardi che ricordiamo ha preso il posto di Fanti 10 minuti fa, è entrato anche in campo per quanto riguarda la formazione marsicana Dos Santos per D'Ambrosio, ma dobbiamo dire che queste sostituzioni fino a questo momento, Andrea, non hanno sortito gli effetti sperati perché l'Avezzano non si è praticamente mai reso pericoloso in questa partita e tra poco ci saranno altre sostituzioni perché ricordiamo che da quest'anno sono possibili 5 cambi per quanto riguarda il campionato di Serie D e dunque Giampaolo ha fatto già alzare dalla panchina un altro giocatore che tra poco farà il suo ingresso sul terreno di gioco, sta tentando il tutto per tutto il tecnico marsicano per far sì che la sua squadra possa evitare la prima sconfitta della stagione dopo il pareggio di domenica scorsa nel match casalingo con la Jesina. Allora sta per entrare sul terreno di gioco Cesai e uscirà Sbardella, almeno questa sembra l'indicazione che riusciamo a vedere quanto riguarda la tabella luminosa che sta per essere alzata da un dirigente dell'Avezzano, dunque fuori Sbardella e dentro in campo con la maglia numero 18 Cesai, anzi no, esce Guerra, era il 6 ribaltato ovviamente, dunque il 9 fuori Guerra e dentro con la maglia numero 18 Cesai, questo l'altro cambio operato dal direttore dal tecnico Federico Giampaolo, ma bisogna aspettare in questo caso proprio la permesso del direttore di gara per effettuare la sostituzione, dunque per il momento Guerra resta ancora in campo e in questo momento c'è il cambio, fuori Guerra con la maglia numero 9 al suo posto con la maglia numero 18 Cesai, dunque la quarta sostituzione in casa marsicana quando il cronometro segna in questo istante 28 minuti, 28esimo giro di lancette in questa ripresa, Vastese 1 Avezzano 0 a terra linea. Grazie Paolo, vi do il finale in Serie C, girone B, 1-1 tra Mestre e Gubbio con le reti di Sottovia per la squadra di casa e Calombò per il Gubbio, tra pochissimo Sant'Arcangelo Bassano. C'è Roberta Di Sante, Roberta 2 minuti per la gara tra Pineto e San Marino. Sì, siamo al 25esimo Andrea e il San Marino aveva appena trovato il raddoppio con Nappello, ma il giocatore, il numero 10 sammarinese era finito in fuorigioco, dunque rete giustamente annullata con fuorigioco abbastanza evidente, non ci sono state proteste, quindi tutto regolare, dunque tutto da rifare, però quello che lo stavo dicendo soprattutto per farvi capire che in realtà è il San Marino che sta continuando ad attaccare in questo frangente mentre si scaldano un po' gli animi anche in tribuna perché anche il pubblico di casa vorrebbe una reazione più veemente da parte della formazione biancazzurra che però fa piuttosto fatica nonostante l'ingresso anche di Gragnoli. C'era stato in precedenza tra l'altro al 24esimo un gran diagonale di
Bugaro che aveva raccolto una respinta su un tentativo di Zuppardo ha impegnato Giachetta in diagonale con il portiere del Pineto che si era difeso in corner. C'è stata anche un'altra sostituzione nelle fila del San Marino, uscito il numero 4 Conti, è entrato il numero 24 Zechiri, e adesso c'è una sostituzione anche per il Pineto, arriva la seconda sostituzione anche per il Pineto, esce il numero 21 Luca Orlando, dunque si tratta di un altro under, fa il suo ingresso in campo il numero 4 Della Quercia, che avevamo detto non al top della condizione, però evidentemente pur non avendo i 90 minuti nelle gambe mister Amaulo ha deciso di utilizzarlo in corsa. Non cambia nulla perché comunque si tratta di un difensore che esce per far posto ad un altro difensore. Dunque 28esimo minuto di gioco qui a Pineto, però c'è un corner per il San Marino, se volete lo seguiamo. Prima di chiudere, un calcio dalla bandierina e il secondo, non ce ne sono stati molti in questa partita, due per parte i corner che abbiamo annotato sul nostro taccuino, va l'arbitro a sincerarsi del groviglio che si è creato di fronte a Giachetta, praticamente tutti nell'area piccola, i giocatori del San Marino, e c'è questo colpo di testa dovrebbe essere di Pepe, sì, è proprio Pepe che va a liberare l'area con questo pallone che stava quasi per entrare in porta, un tentativo risolutore, va a colpire questa la sfera di testa e ad aiutare praticamente Giachetta a prendere questo pallone. Dunque Pineto che continua a soffrire, quando siamo giunti al 28esimo minuto e il San Marino è sempre in vantaggio, regge il gol firmato da Nappello all'undicesimo del primo tempo. A te Andrea. Grazie Roberto, un paio di correzioni, un paio di novità in Serie D, perché sullo 0-0 Jesina Recanatese, non sullo 0-1, mentre si è sbloccata la situazione sul campo neutro di Castel di Lama, dove a porte chiuse si sta giocando Monticelli Campobasso in vantaggio con la rete al 26esimo della ripresa segnata da Ciro Danucci. Dunque Monticelli 0, Campobasso 1. Andiamo per un minuto e mezzo da Stefano Recanati per San Nicolò Matelica, Moro d'Oro. Sì Andrea, minuto 33, ancora 1-0 qui a Morodoro, il punteggio per 1-0 che vede in vantaggio il Matelica, gol nel primo tempo, c'era nessuna azione di nota in questa ripresa, solo girandola di cambi possiamo dire che San Nicolò ha richiamato in Bagini Angelilli, ha messo in campo da Polonia e poi è uscito Moretti per Tedesco, invece il Matelica ha messo in campo Mancini per Calegaro e Ndiaye per Bazzano. Adesso viene ammonito il numero 5 del San Nicolò, Belchev, per un fallo in ripartenza sul numero 15, Gerevini, e così salgono a 6 le ammonizioni, se non vado errato, da parte del San Nicolò. Punizione sulla tre quarti di campo per il Matelica, che ha perso a battere il numero 5. Non riusciamo a vedere chi sta per battere la punizione, sicuramente lancerà lungo verso l'area di rigore, e il numero 4 De Santis che mette sulla destra per il numero 8, mette un cross in mezzo, ci arriva in scivolata il numero 20 Gioè, ma la palla termina alla sinistra della parte del portiere Di Berardino, si appresta al rinvio dallo stesso portiere. Colpo di testa da parte del numero 15, fallo, viene fischiato un fallo sul numero 20 del San Nicolò. Il San Nicolò ci prova in tutti i modi con questi palloni buttati dentro l'area di rigore, ma sono molto confuse le azioni e è impossibile giocare palla a terra. Ha smesso di piovere, è uscito per un po' di tempo, uno spiraglio di sole, ma è questo che non dà favore al San Nicolò. Punizione del numero 4 che mette in aria e spinge la difesa del Matelica. Prova con un tiro il numero 6 dalla lunga distanza, la palla che si perde sul lato. Andrea. Sì, grazie
a Stefano Recanati. E intanto un'altra novità in Serie D, Girone F, il Castelfidardo ha accorciato le distanze sul campo della San Giustese, ora il parziale di 2-1, in gol Minella per il Castelfidardo, Minella che è stato assoluto protagonista della vittoria alla prima giornata della squadra fidardense contro i nerostellati, torna in gol, ma al momento serve solo per dimezzare le distanze. Riprendiamo il giro e andiamo a Vasto per Vastese Avezzano, Paolo Renzetti, 3 minuti Paolo. 10 minuti al termine di questa gara, siamo infatti al 35esimo, sempre 1-0 per la Vastese, Vastese che attacca sulla destra, Bittaia, il cross, pallone direttamente sul fondo per l'ex, uno degli ex di questa partita, dalla parte opposta, fischiatissimo, Menna, oggi giocatore dell'Avezzano, c'è stata questo tentativo dalla destra di Bittaia, pallone che è terminato direttamente sul fondo, è stata già operata la rimessa del portiere dell'Avezzano Lombardi, ma la sfera è stata riconquistata solo per un attimo dalla squadra di casa. Ora c'è invece il lancio in avanti per l'Avezzano per Dos Santos, che si trascina il pallone oltre la linea bianca, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Vastese, dice il primo assistente Simone Petracca di Lecce, e dunque si riprenderà tra le contestazioni del pubblico di casa con una rimessa in favore della squadra ospite che attacca sull'out di sinistra con Scuti, cross di Scuti in area di rigore, il controllo di Amelio che rinvia, pallone dalla parte opposta per Sbardella, il servizio per Cerone, ancora Sbardella in possesso di palla, siamo quasi nella zona dell'anello di centrocampo, riceve ora il pallone Cerone, ancora Sbardella, Avezzano con poche idee, bisogna dirlo quest'oggi, tanta buona volontà ma pochissime, direi quasi nulle le conclusioni in porta da parte della formazione allenata da Federico Giampaolo, e proprio nel periodo non collegato l'unica emozione è stata di marca locale con una conclusione alla mezz'ora di Amelio, difensore della formazione di casa, con il pallone a girare che ha lambito il palo di destra della porta difesa da Lombardi. Ancora la Vastese in possesso di palla, attacca la squadra di Colavito nel tentativo di chiudere il match, ovviamente l'1-0 non può far dormire sonni tranquilli alla formazione del presidente Bolami che cerca di trovare il gol del raddoppio, mentre dalla parte opposta ovviamente l'Avezzano è alla disperata ricerca della rete del pareggio che sarebbe manna dal cielo per la squadra allenata da Federico Giampaolo, lo ripetiamo, in una gara non ben giocata dalla sua squadra, tanti gli errori commessi soprattutto in difesa ma non solo dai biancoverdi, ancora l'Avezzano in possesso di palla, Dos Santos si allunga il pallone con la sfera che termina ancora una volta tra le braccia del portiere di casa Camerlengo, Branicci che anche lui, giocatore che lo scorso anno aveva trascinato a suon di gol l'Arzachena alla promozione, si è visto molto poco, mai una conclusione a rete degna di nota per il giocatore polacco, da qualche minuto c'è in campo Dos Santos, ma anche in questo caso non ci sono stati grossi benefici sia per la manovra della formazione ospite che anche per le conclusioni a rete. Nel periodo non collegato, Andrea, prima di restituirti la linea ti do anche una sostituzione in casa adriatica perché è uscito Stivaletta colpito da crampi, al suo posto è entrato in campo con la maglia numero 18 Cristaldi, i minuti sono 37 sul nostro cronometro, 8 primi al termine, più recupero, Vastese 1, Avezzano 0, a te la linea. Grazie a Paolo Renzetti, stiamo per andare a Pineto ma in questo momento c'è un calcio di rigore per la Lazio all'Olimpico al 38esimo, la rincorsa è di Ciro Immobile contro Donnarumma, chiaramente sfida dagli 11 metri, vediamo l'esito di questo calcio di rigore, dopodiché andremo a Pineto dalla nostra Roberta. Il gol di Immobile, dunque Lazio in vantaggio, 38esimo minuto del primo tempo, Immobile su rigore, Lazio 1, Milan 0, Roberta Di Sante a Pineto. Roberta, 2 minuti. Sì, Andrea, perché qui c'è una fase molto concitata in questo momento del gioco, cioè il direttore di gara ha estratto il rosso diretto nei confronti di Riccardo Della Quercia, che era tra l'altro entrato da pochissimo, piove sul bagnato per il Pineto in questo momento. Da quello che abbiamo potuto vedere c'è Pestrin che è rimasto a terra, molto probabilmente il giocatore del Pineto è andato a toccare proprio il piede di appoggio del numero 7 del San Marino, il direttore di gara ha giudicato intenzionale questo fallo.
pericoloso per il l'esperto centrocampista dei Titani, e dunque ha deciso di tirar fuori, di entrare il rosso diretto in faccia a Riccardo Della Quercia, che era da poco entrato. Dunque si mette male per il Pineto, sotto di un gol, e adesso anche con un uomo in meno, quando siamo al 36esimo minuto di questo secondo tempo, un secondo tempo in cui tra l'altro l'occasione più pericolosa ce l'aveva avuta proprio pochi istanti fa il San Marino. Intanto c'è il numero 10 Pello che semina il panico sulla tre quarti, poi viene chiuso da Pomante. Continua però a faticare il Pineto, che pochi istanti fa aveva rischiato di incassare la seconda rete al 33esimo con un contropiede di 5 che ha fermato intanto un altro fallo, questa volta però è cartellino giallo nei confronti del numero 17 Marino Ciurlanti, che ha atterrato Gragnoli, che sta provando a far ripartire il Pineto, e c'è un calcio di punizione in favore dei ragazzi di Amaulo. Da posizione centrale non è proprio vicinissimo, saranno 25 metri più o meno all'incirca, cioè ci sono sia Bisegna che Pezzotti sul pallone. Vedremo chi dei due si incaricherà di questo calcio di punizione. Intanto vi dicevo che 5, che praticamente era appena entrato da 30 secondi a rilevare Zuppardo, pochi istanti fa in contropiede si è mangiato un gol praticamente già fatto, tutto solo in diagonale, ha calciato fuori. Dunque il San Marino era andato vicinissimo al raddoppio. Adesso però vediamo questo calcio di punizione. Vediamo questa punizione e poi ci ridai la linea. Sì Andrea, sì assolutamente sì, c'è Pezzotti sulla sfera, va Pezzotti dritto in porta, però è fuori, nulla da fare, dunque ti restituisco la linea Andrea. Bene, grazie a Roberta Di Sante. Prima di andare da Stefano Recanati, schermata della Serie A per vedere qualche aggiornamento, perché c'è anche il gol del vantaggio dell'Atalanta, che con Petagna ha ribaltato il risultato. Anche in questo caso è stato chiesto l'intervento del VAR, perché c'è stato un contatto sospetto tra Kurtic e Cannavaro, non proprio nei pressi del pallone, ma la palla passava diciamo sopra la testa di questi due giocatori. Dopo il conforto del VAR è stato dato il gol a Petagna, e poi come detto Lazio in vantaggio con un rigore di Immobile sul Milan. Queste le novità. In Serie D invece cambia ancora il risultato a Castel di Lama, Monticelli Campobasso ora 1-2, ora 2-0 della Lazio, un gran gol di Ciro Immobile al volo al 42esimo, dunque Lazio 2 Milan 0, ancora l'ex biancazzurro Ciro Immobile. Stavo dicendo, in Serie D lo vediamo a Castel di Lama, Monticelli Campobasso 1-2, aveva raddoppiato il Campobasso con un rigore di D'Agostino, poi subito dopo Cichella ha dimezzato il distacco, dunque 1-2, ed sono gli ultimi aggiornamenti, gli altri li abbiamo già dati. Andiamo dunque da Stefano Recanati, un minuto per un breve aggiornamento, poi andiamo a Pesaro da Riccardo Spendolini. Stefano. Sì, Andrea, quasi minuto 44 qui a Morrodoro, non è successo niente sul punteggio, sempre 1-0, solamente che San Nicolò adesso gioca in 9 uomini. Al 39esimo è stato espulso per doppia ammonizione il capitano Petronio, dopo aver protestato per un fallo a favore del Matelli, che al minuto 40 è arrivata la seconda espulsione per Calabro, anche questa per doppia ammonizione, dopo aver fermato un'azione di contropiede del Matelli per fallo su da Bologna. Adesso qui la situazione sta un po' degenerando, l'arbitro è sotto, è nel mirino perché per varie situazioni di gioco dove non ha drillato sulle decisioni, le scelte, il San Nicolò ci sta provando, solo un'azione al minuto 38, un cross di Tedesco dalla sinistra, ma non è presa in centro d'aria dal portiere De Mai. E questo, tutto questo, non c'è nessuna azione di nota, siamo arrivati quasi al 45esimo, aspettiamo solo il minuto di recupero. Senti, ci puoi ribadire chi sono stati espulsi? Sì, è stato espulso del San Nicolò il capitano Petronio,
e poi Calabro. Ok, grazie a Stefano Recanati. Andiamo un paio di minuti, anzi meno, un minuto per Riccardo Spendolini, perché poi seguiremo il finale di Vastese Avezzano. Riccardo, un minuto. Sì, c'era Steri a terra, un contrasto in area di rigore Aquilana, però si era alzata appunto ed è calcio di punizione per l'Aquila. Da segnalare nei minuti non collegati una traversa Aquilana di Pupeschi al 38esimo. Valenti in precedenza ha offerto un tiro a raso terra che Marfella ha deviato, poi per proseguire dell'azione Pupeschi ha colpito traversa con Marfella che ha prolungato il tutto. C'è calcio d'angolo vicino adesso, da segnalare appunto anche una munizione di Pupeschi al 40esimo, e ora appunto abbiamo perso calcio d'angolo per la difesa per l'Aquila. Il giocatore Aquilano sta andando alla bandierina prestiti del pubblico e aspettiamo appunto la battuta di questo calcio d'angolo. Intanto Mischia in aria, giocatori che tirano maglie, ma nulla da fare ed è rinvio dal fondo. Ok, grazie Riccardo, ci sentiamo per il commento alla fine del primo tempo più tardi. Ora torniamo, se c'è Paolo Renzetti, torniamo da Paolo. Paolo, quanto manca? 4 minuti al termine, parliamo di 4 minuti e dunque del recupero, perché allora, in questo istante a 4 minuti di recupero. Allora fai un minuto, poi andiamo un minuto da Roberta e poi fino alla fine con te. Un minuto ora. Sì, calcio d'angolo per la formazione di casa, piove davvero in maniera incessante qui allo Stadio Aragona, mentre si accende una piccola mischia all'interno del terreno di gioco tra alcuni giocatori delle due squadre. È stato già comandato il recupero, ma crediamo che possa crescere, perché il gioco è rimasto fermo almeno per un altro minuto, dunque potrebbe il direttore di gara concedere un altro minuto ancora di recupero, dunque arrivare a 5. C'è il calcio d'angolo per la Vastese, ma il gioco è fermo, Andrea, allora io ne approfitto per restituirti la linea. Ok, ok, grazie. Allora c'è Roberta. Allora, Roberta, mi raccomando un minuto, perché poi dobbiamo tornare a Vasto. Roberta. Va bene, siamo al 43esimo minuto, Andrea, regge sempre il vantaggio del San Marino, pochissimi istanti fa c'è stata una conclusione dalla distanza di Pepe, però parata a terra da Foll, il Pineto prova ad attaccare alla disperata in questi ultimi minuti, intanto c'è Fiumara che trova la percussione, ancora si accentra ma trova gli spazi chiusi, quindi è costretto a ridare indietro il pallone, dunque propone Pezzotti la conclusione, spazza il 5 di Maio, calcio d'angolo per il Pineto. Bene, allora torniamo da Paolo Renzetti, verosimilmente fino alla fine. Paolo. Si attacca l'Avezzano sul settore di sinistra con Dos Santos, pallone all'interno dell'area di rigore per Branicchi che è costretto ad uscire, poi il pallone che termina in area di rigore per Pellecchia, pessimo il controllo dell'ex giocatore De Giulianova con il sfera che termina in fallo laterale, però c'è stato un tocco di un giocatore della Vastese, dunque rimessa per l'Avezzano già effettuata. A proposito di Pellecchia, Andrea, al 43esimo Pellecchia ha avuto l'occasione dell'1-1 davanti a Camerlengo che è stato davvero reattivo ed ha evitato il gol del pareggio della formazione ospite, poi il pallone è terminato sui piedi del numero 7 della formazione Marsicana d'Eramo che dalla distanza dai 25 metri ha impegnato ancora a terra il portiere della squadra adriatica. Attacca ancora l'Avezzano in modo per così dire disperato in quest'ultimo minuto e mezzo che manca al termine della gara. Ancora Branicchi, il servizio in area di rigore per Dos Santos, il tiro e la parata del portiere dell'Avezzano, della Vastese Camerlengo. Ancora l'Avezzano vicino al pareggio con Dos Santos al 47esimo che trova la respinta del portiere della formazione di casa, che praticamente quasi mai impegnato in questa partita ha salvato il risultato in questi ultimi minuti, prima nell'occasione del 43esimo con Pellecchia e poi qualche istante fa con Dos Santos, mentre nella squadra di casa c'è una sostituzione, fuori Bittaie e dentro con la maglia numero 19 Polito, dunque ci saranno almeno altri 30 secondi da recuperare, ma sta per scadere il quarto e ultimo minuto di recupero, perché siamo al 48esimo e 20 secondi, rimessa per la formazione ospite già effettuata, perde però il pallone Scuti, può ripartire
Lavastese in avanti, c'è questo contropiede con proprio il neoentrato Colitto che però sbaglia il controllo e poi va a recuperare un pallone andando a commettere fallo ai danni di un avversario. Il calcio di punizione comandato dal signor Arena di Torre del Greco sta per scadere il 49esimo minuto, ma crediamo che ci saranno almeno altri 30 secondi di overtime, considerando la sostituzione di qualche istante fa con l'Avezzano che attacca con Cesai, poi pallone per Scutti, servizio per Branicchi, ancora il pallone che non viene controllato dall'attaccante polacco, con la difesa della Vastese che respinge, assalti all'arma bianca, ora dell'Avezzano un po' in difficoltà, la squadra di casa ancora in avanti, la formazione ospite con Deramo che si guadagna un calcio di punizione, scade il 49esimo, viene ammonito anche un giocatore di casa per aver allontanato il pallone e crediamo che si giocherà fino al 50esimo, 49 e 30, il pallone per Pellecchia, il cross di Pellecchia completamente sballato, pallone che termina sul fondo ed è finita dopo 49 minuti e 30 secondi nella ripresa. Vastese batte Avezzano 1-0, il gol lo ricordiamo al sesto minuto di Nicola Fiore. Per il momento è tutto dallo stadio Aragona di Vasto, te la linea Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, torniamo da Roberta Di Santa e nel frattempo approntiamo anche il collegamento con Morro d'Oro, con Stefano Recanati. Roberta, attenzione, gol dell'Aquila con Boldrini, quindi prima di contattare Stefano Recanati andiamo dal collega al Benelli di Pesaro. Roberta. 47esimo minuto. Scusami, Andrea. Finita a Morro d'Oro, finale San Nicolò 0, Matelica 1, più tardi sentiremo il commento di Stefano Recanati, vai tu. Sì, profila una sconfitta anche qui per le formazioni abruzzesi, Andrea, perché siamo praticamente al 48esimo minuto, c'è l'ultimo contropiede molto probabilmente alla disperata del Pineto, con però Gragnoli che viene chiuso da Pestrin, prova ancora bisogna mettersi un piede, rimane a terra tra l'altro il numero 10 Pineto che gioca. Attimo, Roberta, andiamo dal collega a Pesaro, Riccardo. Sì, l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo, ma c'è una nuova notizia. L'Aquila ha pareggiato al 47esimo, stati due minuti di recupero assegnati. Boldrini ha recuperato un pallone perso abbastanza malamente da carta e ha trafitto Marfella con un diagonale che poco gli ha lasciato scampo. Quindi Aquila, vi spesero uno, l'Aquila 1. Un primo tempo sicuramente molto vibrante da parte di entrambe le compagini. Un'Aquila molto aggressiva e spesso cinica. Una Vispesa che è passata in vantaggio al quarto minuto con Baldacci e che poi ha gestito la partita in maniera abbastanza importante, però appunto questa defiance di carta porta tutto nella parità più assoluta. Okay. Vediamo il secondo tempo. Grazie Riccardo, grazie a Riccardo. Dunque 1-1 tra Vispesa e l'Aquila. Torniamo da Roberta Di Sante. Roberta. Sì, Andrea, praticamente il San Marino ha sfiorato addirittura il raddoppio, adesso però il Pineto prova a ripartire, Bisegna scambia con il numero 27 di Rocco che fa il suo esordio oggi con il Pineto, costretto però in fallo laterale, prova ancora il Pineto, ancora Bisegna, mette un traversone, di spaccata, va a liberare la propria area, recupera il pallone Zane alla disperata, adesso il Pineto supera un avversario, serve Pezzotti, ancora di Rocco e ci arriva con la mano, incredibile gol e finisce qui, però il Pineto si mangia un'occasione clamorosa proprio sul finale con Di Rocco che è servito da questo traversone da parte di Pezzotti, da solo praticamente ha avuto tutto il tempo per scoppare e girarsi, calza addosso al portiere, i riflessi di gol sono buoni e con la mano spedisce, dice di no al Pineto, dunque San Marino che espugna il Mariani Pavone, termina 1-0 in favore della formazione di Orecchia, il gol siglato all'undicesimo da Naffello, ma che partita Andrea.
Grazie, grazie a Roberta Di Sante, peccato per il Pineto che perde in casa, stesso discorso per il San Nicolò che viene superato dal Matelica, bestia nera delle squadre abruzzesi in questo inizio di campionato. Un breve resoconto da Stefano Recanati. Stefano. Sì Andrea, è finita da 5 minuti, polemiche da parte del pubblico al fischio finale per un arbitraggio davvero rivedibile, discutibile da parte del fischietto Centi di Viterbo. La partita è finita 1-0 da parte del Matelica nel periodo che non siamo stati collegati, al 46esimo minuto, quasi vicino al gol il San Nicolò del pareggio con Callegaro, ma non riesce a spingere in rete. Al 50esimo, altra espulsione, a fare le spese questa volta il secondo allenatore Palasca. E finita così Andrea, 1-0 del Matelica, adesso il San Nicolò dovrebbe 0 punti in 2 gare, prepara la sfida, il primo derby di stagione a Francavilla. Grazie, grazie a Stefano Recanati, andiamo a fare il giro di schermate per questa domenica partendo dalla Serie A. Poi passando per la C e infine la Serie D. Questi risultati, non è ancora finale, a Bergamo si sta giocando l'ultima parte del recupero, siamo al quarto di 5 minuti di recupero, Atalanta avanti 2-1 dopo la rete di Sensi, l'Atalanta ha ribaltato con Cornelius e poi con Petagna nella ripresa. Cagliari-Crotone 1-0, rete di Sao, in questo caso mancano 20 secondi allo scadere del 95esimo, termine fissato dal direttore di gara. Poi Hellas-Verona Fiorentina 0-5, il quinto gol di Gil Dias, in precedenza Simeone terrò sul rigore Astori, nella ripresa gran punizione di Veretout e poi lo 0-5 di Gil Dias. Ecco il finale a Cagliari, Cagliari batte Crotone 1-0. Poi giocata oggi alle 12.30, Interspal 2-0, reti di Cardi e Perisic. Ieri Juventus-Chievo 3-0, Udinese-Genoa 1-0, gol partita di Jankto. Nel finale espulso per Udinese Pezzella, Genoa in 10 dalla fine del primo tempo per espulsione di Bertolacci. E poi è un finale ma di primo tempo, perché la gara ha avuto inizio alle ore 16, Lazio-Milan 2-0 con la doppietta di Immobile tra il 38esimo e il 42esimo, il primo gol segnato su rigore. Tra pochissimo il finale anche a Bergamo, dove mancano 10 secondi al 95esimo, eccolo il finale, eccolo in questo momento il finale, Atalanta batte Sassuolo 2-1. Vediamo la Serie C, ricordandovi che invece in B tra mezz'ora inizierà Parma-Brescia, il posticipo domenicale. Mestre-Gubbio, finale 1-1, sotto via per il Mestre, pareggio di Calombò per il Gubbio, mentre si sta giocando Sant'Arcangelo-Bassano, siamo al 28esimo del primo tempo e da 5 minuti il Bassano è in vantaggio al Mazzola. Vediamo ora la Serie D. Gol di Diop, ci segnalano dalla regia, gol di Diop per il Bassano. Allora, questi i risultati del girone F di Serie D, Fabriano Cerreto Olimpia Agnonese 2-0, il primo gol segnato al 29esimo da Tafani per il Fabriano, ci manca l'autore del secondo gol. Poi Jesina Recanatese 0-0, Monticelli Campobasso 1-2, apre Danucci al 26esimo della ripresa, raddoppia D'Agostino sul rigore, accorcia Cichella, ma a Castel di Lama a porte chiuse finisce 1-2 per il Campobasso. Giocata ieri Nero Stellati Francavilla 0-7, tra pochissimo il servizio e le interviste di questa partita. Pineto San Marino 0-1, decide Nappello nel primo tempo. San Nicolò Matelica 0-1, alla fine del primo tempo decide in questo caso Malagò, nel San Nicolò espulsi Petronio e Cala. La squadra di Campanile chiude in 9 uomini. San Giustese Castelfidardo 3-1, le reti di Tascini, di Cheddira, accorcia Minella, poi la San Giustese allunga nel finale. Vastese Avezzano 1-0, col partita di Fiore, espulsi uno per parte, Bagaglini per la Vastese e Verruschi per l'Avezzano. Le due squadre hanno giocato in 10 uomini la ripresa. Vispesaro L'Aquila, questo è un finale di primo tempo, 1-1, apre Baldazzi al quarto minuto, ma al 46esimo pareggia Boldrini. Intanto è arrivato anche il finale da Udine, Udinese batte Genoa 1-0. Vediamo la classifica del girone F di Serie D dopo due giornate. C'è questa coppia marchigiana in testa, Fabriano Cerreto e Matelica
Fabriano Cerreto, è una matricola. Vispesaro, San Giustese, L'Aquila, Campobasso, Vastese e San Marino, 4 punti, ma ovviamente Vispesaro e L'Aquila sono in campo e devono disputare il secondo tempo. Chi vince mantiene la vetta a punteggio pieno, in caso di pareggio questa sarà la classifica. Francavilla, Castelfidardo e Olimpia Agnonese, 3 punti, Jesina 2 punti, Avezzano e Recanatese 1 punto, 0 punti per Monticelli, San Nicolò, Pineto e Nero Stellati, 3 squadre abruzzesi su 7 che sono ancora a secco di punti e non è una cosa che ci piace vedere dopo appena 180 minuti di gioco. Allora, siccome Vispesaro L'Aquila vedrà tra poco l'inizio della ripresa, noi chiudiamo Diretta Stadio ufficialmente e lo facciamo anche attraverso il servizio della partita Nero Stellati Francavilla, giocata ieri alle 17, servizio e poi le interviste ai due allenatori Iervese e Di Marzio, poi la sigla finale, ma promettiamo di riaprire una piccola finestra intorno alle 17.45 per seguire appunto gli istanti finali di Vispesaro L'Aquila e per darvi ulteriori aggiornamenti, magari anche le formazioni ufficiali di Vicenza Teramo. Dunque restate sempre su TV6, in particolare vi ricordo la finestra delle 17.45 per il finale del Benelli. Grazie per l'attenzione e ancora buona domenica. Il Francavilla si lascia decisamente alle spalle la delusione del debutto e conquista la prima vittoria in campionato, calando a Sulmona un eloquente 7-0. Da incubo la prima assoluta della matricola Nero Stellati davanti al pubblico amico, il cinismo degli uomini di Iervese, nonostante un rigore sbagliato, e la giornata decisamente storta di quella di Di Marzio spiegano lo 0-7 finale. Alcune novità tra i giallorossi rispetto alla prima giornata. Iervese mette dentro Spacca, Sanseverino, Romeo e Banegas al posto di Fagiano, di Pentima, di Sabatino e Zerbo. Tra i Nero Stellati, Di Marzio lascia in panchina Palombizio e si affida al tridente d'attacco di Ruocco, Isotti, Cone. Per mezz'ora la partita scivola via sul filo dell'equilibrio. Al tredicesimo Verrocchi rileva l'infortunato Puglielli, ma a cavallo della mezz'ora il Francavilla mette il turbo e la squadra di Di Marzio si scioglie come neve al sole. Fofana sorprende De Rosa che lo atterra, calcio di rigore che lo stesso attaccante Franco Magliano esegue con sufficienza e manda fuori, ma la squadra di casa non c'è. Cone al 27esimo simula e viene ammonito da Ubaldi di Roma 1, e al 32esimo il Villa passa, punizione di Mele, difesa pratolana immobile, Micci che fa tutto bene e batte Parente 0-1, e partita in sostanza finita qui, perché sui Nero Stellati si abbatte un diluvio di gol. 34esimo Micci che fila via sulla sinistra, assist per Fofana che si fa perdonare dell'errore precedente ed è 0-2. 37esimo sempre dalla sinistra affonda Palumbo, un po' di virtuosismo e poi palla a Molenda che ci prova una volta ma è sulla seconda conclusione che fa centro, 0-3, ed è il parziale con cui si va all'intervallo. Nella ripresa, che il cliché non cambi di una virgola, lo si capisce al primo minuto. Gli avanti del Francavilla fanno quello che vogliono e alla fine la saetta risolutiva è di Banegas. 0-4 e tutto il tridente titolare a segno per Iervese. Nono minuto e arriva la cinquina del Francavilla. Palla persa da Vitone e bel gesto balistico di Molenda che non dà scampo a Parente. Iervese dà spazio anche a Procida, Lalli, Zerbo e fa debuttare l'ex lancianese Federico Amenta per l'ultima parte di gara, che è pura accademia. Anche Di Marzio cambia qualcosa ma senza ottenere alcuna reazione d'orgoglio, anzi è la panchina ospite a colpire ancora. Minuto 26, Procida serve Galli che realizza lo 0-6. Nell'ultimo minuto c'è gloria anche per Zerbo che conclude a porta vuota una agevole ripartenza rifinita da Galli. Scende il sipario su una gara senza storia. Primi 3 punti per il Villa, applausi di incoraggiamento per i Nero Stellati che con 0 punti e 11 gol al passivo in 2 giornate devono dare un bel giro di vite per affrontare una categoria nuova e che non perdona. La partita non era facile perché noi avevamo già incontrato i Nero Stellati e sapevamo che era una squadra organizzata, una squadra tosta che avrebbe detto sicuramente la sua durante la partita. Noi eravamo molto arrabbiati, devo dire, per la sconfitta immeritata di domenica, perché penso che domenica scorsa meritavamo quantomeno di pareggiare, se non addirittura di vincere. Sono contentissimo dell'approccio della squadra, perché i ragazzi hanno dimostrato una cattiveria, avevano voglia di riscattarsi, e questa è la cosa più importante, perché veramente ho la fortuna di avere un gruppo meraviglioso che durante la settimana si allenano veramente al massimo, quindi
ci tenevo particolarmente oggi a riscattare un attimino la sconfitta, perché ripeto, eravamo una sconfitta che abbiamo fatto fatica a digerire, ma che oggi hanno dimostrato, hanno messo tutta la loro cattiveria che avevano sul campo. Su una punizione sulla difesa schierata ci capita in questo momento qua, abbiamo preso un gol difficile da digerire, da là la squadra è andata un po', perde un po' le certezze, una squadra giovane, oggi avevamo una media di quasi 23 anni in campo, una squadra che è in fase di costruzione, è un mese e mezzo che stiamo insieme, certo ci dispiace tantissimo perché un risultato di queste proporzioni nessuno sarebbe aspettato alla vigilia, però ci ricompattiamo in questo momento qua, affrontare una squadra come il Francavilla penso che sia difficile per tutti. Shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up, shimmers up.